Ciao a tutti, io mi chiamo Alessio. Io mi chiamo Marco e appunto più o meno sapete cosa siete a fare qui. Ma secondo me no. No, spieghiamo. Allora, niente, è un film documentario che racconta di questo nostro viaggio che abbiamo fatto dall'Italia all'Etiopia appunto in moto e con un unico scopo. Sì, un unico scopo, quello di far vedere che l'associazione Onlus Scout per Etiopia ha realizzato l'ospedale di Claudia a soldo. E quindi tutto ricavato andrà in beneficenza. Anche ricavato appunto dei biglietti che avete pagato, fortunatamente in anticipo, almeno non... O del DVD che alla fine, se non vi piace comunque l'avete già preso, siamo a posto. Noi il nostro l'abbiamo fatto, comunque sì, a parte gli scherzi, speriamo di non annoiarvi. Era molto difficile fare, insomma, non siamo attori. Non siamo né attori, né se, insomma, lavoriamo per reporter famosissimi. Infatti diciamo tante parolacce. Le nostre inquadrature, insomma, avevamo un'attrezzatura veramente basica. L'iPhone, GoPro. Una GoPro e un iPad per scrivere due cavolate. Quindi ci scusiamo per l'audio, i filmati, le parolacce. Le parolacce da essere un po' scurrile. Mi dispiace, però quello che mi dice. Speriamo di non annoiarvi. Insomma, siete qui per darci una mano a fare una cosa bella. Che alla fine queste due ore di tempo che ci dedicate sicuramente porteranno beneficio dove c'è bisogno. E anche quindi, all'associazione Claudia per Etiopia. Non ci resta che augurarvi buona visione. Non dormite, non addormentatevi perché sarebbe veramente tremendo. Abbiamo fatto una fatica per arrivare giù estrema. Però dai, speriamo che vi divertiate. Speriamo. Claudia per l'Etiopia, il cui nome di questa associazione è dedicato a Claudia. Claudia che mi mancò 4 anni fa. Chi era Claudia? Claudia era mia moglie. C'era un sogno, il sogno quello di intraprendere un'esperienza di volontariato, un'esperienza forte. Invece di fare la solita vacanza, la voglia di fare qualche cosa di diverso. Claudia purtroppo mancò in seguito ha un tumore cerebrale, un brutto male, un male con il quale lei conviveva da tantissimi anni. Il primo intervento a 16 anni, poco più che ragazzina, il quale sicuramente la segnò, la temprò tanto. Infatti aveva un carattere forte e deciso. Io la conobbi all'età di 18 anni e da allora il nostro viaggio proseguì per tanti anni. Claudia mancò a 30 anni. Da allora vinse tante battaglie, dal 2006 al 2008, tanti interventi. Ma la cosa sorprendente di Claudia è sempre stata questa: il suo carattere, la sua gioia di vivere, la sua forza. Portare forza anche a tante altre persone che come lei lottavano contro questo male bastardo. E quindi a me sembrò la cosa più normale e spontanea dedicare questa associazione a lei. Quindi Claudia per l'Etiopia porta la sua firma. È una bella domanda questa, da cosa inizia? Inizia da lui. Inizia da me che volevo fare un viaggio con il sottoscritto, così per divertimento, e poi un giorno l'ho chiamato e gli ho detto: ma scusa, ma se andassimo in Etiopia, dato che alla fine stavano inaugurando l'ospedale. Così, come dire, nel senso, andiamo a Genova, in mare, no? Andiamo qua dietro l'angolo. Insomma, da lì poi è partita appunto questa grande idea di questo mega viaggio. È partito tutto da lì. È partito tutto. No, la prima mossa è quella di contattare il mio presidente dell'associazione Claudia per l'Etiopia e proporgli questo progetto. All'inizio era un po' tentennavo perché alla fine non si fidava di tutto questa... Vabbè, ci credo bene. C'aveva ragione, però dopo alla fine ha risposto in questo modo. Alessio e Marco, questi due matti. Questo matto posso dire Alessio. Alessio lo conobbi 4 anni fa, poco dopo che mancò Claudia, per tutta una serie di vicissitudini. In realtà sono legato a questo pazzo, a questo ragazzo folle, ci ha sostenuto, aiutato in tanti progetti e ovviamente quando mi ha proposto questa cosa
Certo che l'ho sostenuto con qualche dubbio all'inizio, la pericolosità e tante cose. Io stesso feci un viaggio anni fa in Etiopia, quindi come potevo dire di no? E per me è stata un'esperienza forte e unica. Quindi ad Alessio ho detto di sì. Dopo aver avuto l'ok, appunto, e Alessio, che è molto più pratico di queste cose qui, si è subito mosso per gli sponsor, perché alla fine avevamo una moto, ma non avevamo né i soldi né l'attrezzatura, non avevamo niente. Ah, niente, non avevamo. Quindi, appunto, grazie a lui è riuscito subito a trovare sponsor anche di un certo spessore. Sì, siamo andati a Lakeman, quindi essere l'internazionale della moto, siamo andati a cercarli, abbiamo trovato Forma, che ci ha dato subito due stivali. E quindi da lì abbiamo cominciato a vedere. Da lì ci siamo un po' galvanizzati, si è detto, allora è possibile. Un po' di fiducia, e poi sono arrivati tutti gli altri. È arrivato come grosso Motostore, che grazie a lui ci ha vestito completamente, ci ha dato una grossa mano. Sono stato colpito fin da subito da questa iniziativa, fino da quando Alessio Sannino, che tra l'altro non conoscevo, mi inviò una mail su cui mi spiegava a grandi linee il progetto del viaggio. Incuriosito, ho voluto incontrarlo, ci siamo conosciuti e lì mi sono convinto che volevo aiutarli a tutti i costi per arrivare in fondo a questa avventura. Avendo noi dei negozi di abbigliamento moto, Motostore, che è un marchio altamente tecnico, SMUC, abbiamo pensato di aiutarli equipaggiandoli così da farli arrivare fino a destinazione. Sono stati bravi, sono arrivati, complimenti. Poi vabbè, è arrivato suo padre con Prato Noleggi. Contento che sono tornati, dopo tutti i problemi che hanno trovato per la strada, e ormai è il momento di riniziare la vecchia vita, lavorando e spostando questo camion che da quando è andato via è rimasto sempre fermo. Lo stesso per la famiglia di Sannino, che sicuramente aveva bisogno di lui, e speriamo che queste avventure ormai le ripeta a lungo termine. È arrivata ILS che ci ha donato del denaro. È stato guardato per l'Etiopia con le due società perché ci ha creduto con tutto il cuore in questo progetto. Avendo conosciuto personalmente Claudio, una ragazza meravigliosa e stupenda come lo sono questi due grandi amici che hanno intrapreso e creduto in questo viaggio importantissimo. Claudia, sono sicuro che a te questo film ti farà scappare uno dei tuoi soliti sorrisi stupendi. Un abbraccio grande. Poi sono arrivati tutti gli altri sponsor, Cittadino Vara che ci ha curato il sito internet, ci ha aperto il sito internet, ha curato tutti i social network. Poi c'è stata New Friend che ha dato la frizione appunto della componentistica essenziale della moto. Poi la frizione, tutto il kit plastiche freno, dischi frizione, dischi freni. E dopodiché anche insomma un grande ringraziamento va dato anche a MST. Appunto MST è una ditta di Modena che ha preparato la nostra moto completamente. E grazie a loro, secondo me, siamo riusciti a tornare. Ciao, siamo Alessandro e Manuel della MST. E quando Marco e Alessio ci hanno chiesto di supportare il loro viaggio in Africa, abbiamo deciso di aiutarli perché nei loro occhi abbiamo visto la passione e l'avventura che avrebbero vissuto. E soprattutto è stato uno dei pochi modi che avevamo da bravi motociclisti per essere in moto con loro e vivere un pochino di questa esperienza attraverso i loro racconti. Quando Alessio mi ha contattato per dirmi che aveva da sottopormi un progetto un po' particolare, non avrei mai pensato ad un progetto così folle dal punto di vista economico, burocratico e organizzativo. E quando al bar dello Sport Club mi ha presentato il suo cronoprogramma con la sua brochure, mi sono detto non ce la farà mai. A distanza di pochissimi mesi eravamo allo stesso tavolino dello stesso bar a discutere dei dettagli dell'organizzazione e della partenza. Questo significa che Alessio ci ha creduto e con grande passione, sbattimento e preparazione ha coronato un sogno. Questo è l'insegnamento più grande. Abbiamo sempre sostenuto le attività di Claudio per l'Etiopia, ma questo Alessio è stato davvero unico. Bravo Alessio. Ovviamente abbiamo sponsorizzato prima di partire il progetto,
appunto sfruttando sia il sito internet, i social network, il passaparola. Sì, una conferenza stampa abbiamo fatto un po' di pubblicità un po' mediatica. Esatto. E prima di andare, due giorni prima, siamo andati a ritirare il visto a Roma dell'Etiopia, perché del sud non ce lo davano e quindi siamo partiti con un solo visto. Praticamente siamo partiti un po' allo sbaraglio, non avevamo né un itinerario. Sì, sapevamo dove andare, però la strada... Sapevamo dove arrivare, non sapevamo come, diciamo, arrivare. L'unico visto appunto che avevamo era quello dell'Etiopia e il resto via via, insomma, cosa si presentava, si cercava di risolvere il problema. Alla fine abbiamo tracciato un po' di itinerario sul traghetto della Grecia, però sono dettagli. Nome e cognome? Marco Russo. Alessio Sannino. Soprannome? Uzzo. I Sanni agli amici. Cosa pensi del tuo compagno di viaggio? Pesante. È un minchia. Timori e ambizioni? Che poderosa, faccio brutti scherzi. Ambizioni di arrivare senza problemi. Io timori nessuno, perché mi fido di Marco più o meno. Io non deludo. Ambizioni di arrivare là più presto possibile. In moto, chi sta dietro e chi sta avanti? Io sto dietro. Io sto avanti. Molta gente mi chiede sempre la solita domanda, ma con l'intimo e il lavarvi, come fate? Lavarci non ci si lava. Per l'intimo ogni mutanda può durare 4 ore. Una così, una leggera così e poi c'è dall'altro pezzo, quindi hai voglia di mettere le mutande. Allora, io per lavarmi mi lavo nel motel, lui non so cosa vuole fare. E per le mutande mi sono preso le mutande di carta. Giornalmente. Volevo per il zoma dietro, Sì, volevo per il zoma. 100 ne ho, quindi basta. Lo scopo di questo viaggio? Allora, lo scopo di questo viaggio è... Il primo è l'invio del container. Tornare vivi? Adesso mi ricordo la cosa. La moto si chiama Poderosa. È appunto il nostro mezzo di trasporto. È stato allestito per l'occasione. Speriamo non faccia brutti scherzi. Io ce l'ho messa tutta con le mie manine a fare un bel lavorino. Vediamo un po'. Il container invece partirà, non si sa quando purtroppo, però partirà, arriverà a Djibouti, che è in Eritrea. Da Djibouti andrà fino a Soddo per dare veramente, cioè per rendere attivo proprio l'ospedale. Quindi quando arriverà il container, l'ospedale sarà attivo. Quando è nata questa idea? È nata circa un anno e mezzo fa, però che stiamo organizzando, diciamo... 5 mesi. Bene bene, 5 mesetti. 5 mesi, lasciata che bene. Il vostro percorso come si sviluppa? Allora, in poche parole ve lo descrivo a breve. La partenza viene appunto da Cameri, da una piazza di Cameri dove faremo un piccolo, diciamo, rinfresco con un briefing tecnico. Da lì, via strada, ci dirigeremo a Ancona. Ancona ci traghetteremo fino ad arrivare a Patrasso. A Patrasso prenderemo la moto e via terra attraverseremo tutta la Grecia, tagliandola trasversalmente, fino appunto ad attraversare tutta la Turchia, dirigendosi poi a sud col confine con la Siria, dove prenderemo appunto un altro traghetto che ci porta direttamente sulla costa egiziana, Porto Said, vicino Alessandria. Da qui attraverseremo tutto l'Egitto, da nord a sud, arriveremo al confine col Sudan, attraverseremo anche il Sudan, fino ad arrivare appunto al confine con l'Etiopia, dove vi entreremo arrivando a Soddo. Sembra appunto una cosa veloce, ma non lo è, sono 15-16 mila chilometri andata e ritorno. Ah, volata, la vostra moto si chiama Poderosa, perché questo nome? Perché diciamo che siamo rimasti affascinati da un film che parla di Che Guevara quando era giovane. Niente a che vedere con tutte quelle cose politiche lì, a noi non ci interessa. E nulla, questo film appunto tratta di questi due ragazzi, questi due amici che attraversano tutta l'America Latina. Appunto, e scoprono i veri bisogni delle persone, diciamo, le persone che stanno i veri valori. I veri valori. E quindi da qui appunto ho deciso di battezzare la mia moto Poderosa. Questa è la storia di Alessio e Marco e delle loro giornate in sala alla Poderosa. Il racconto di questa avventura è tratto direttamente dal loro diario di viaggio.
Siamo in diretta, ben sintonizzati gentili ascoltatori su SMS Radio da parte di Clo, ma soprattutto da parte del presidente, possiamo dire così? Sì, diciamo che oggi sono in veste secondaria perché siamo qui per presentare e annunciare un grandissimo evento, quindi possiamo dire che le star della giornata oggi sono ben altre due persone che sono qua di fianco a me. Però possiamo dire il tuo nome, Mauro Masini. Sì, Mauro Masini, diciamolo pure. E però non siamo soli. Non siamo soli perché oltre a tantissima gente, quindi come hai detto tu siamo in diretta, siamo seguiti da cittadinovara.com, ringraziamo Alessio. Le star di questo grandissimo evento di oggi sono Alessio e Marco. Ciao a tutti. Ciao. Sì. Allora, facciamo sentire un applauso perché qui ci sono anche tante altre persone presenti. Perché si sta per fare un'impresa, qui facciamo la storia, possiamo dirlo. Qui facciamo la storia, perché questi due ragazzi, questi due baldi giovani oggi, folli, totalmente folli possiamo dirli, specialmente uno, l'ideatore di questo grandissimo evento, si prestano per una grandissima impresa. Oggi partiranno con una moto e arriveranno fino in Etiopia. Sì, che non è Bellinzago, eh. Caspita, quanti, è un po' più là. Quanti chilometri sono? Circa 15.000, andate ritorno. Ok. Quanti? 15.000. Ma pensiamo solo l'andata, perché i ragazzi si sono organizzati in realtà solo per l'andata, ma non per il ritorno. Il ritorno, insomma, improvviseremo un pochino. Ok. Perfetto. Benissimo, vi siete organizzati, avete già preparato tutto? Avete messo che cosa in valigia? La prima cosa? Mutande, basta, mutande e sapone, basta. E sono è una cosa fondamentale, anche perché non farà freschino, insomma. No, anzi. Anzi. Non fa caldo. Però porta fatto tanto cremini comunque. Sì? Sono bianco io. Che pelle bianche sono. È vero, Alessio è molto delicato, ma al di là della sua carnagione chiara, è una persona molto forte. Quindi ricordiamo la cosa fondamentale, il perché della realizzazione di questo evento. Quindi l'evento che questi due grandissimi ragazzi si presteranno oggi tra poco ad eseguire è a favore di Claudia, dell'associazione Claudia per l'Etiopia. Quindi tutto questo viaggio ha un senso perché loro si recheranno a Soddo, in Etiopia, quindi addirittura nel sud dell'Etiopia, nel cuore, nella parte più povera dell'Etiopia, per arrivare là fino all'ospedale di Claudia che è pronto, possiamo dirlo, pronto. Adesso daremo anche le cifre e tutto quanto riguarda l'ospedale. Noi abbiamo visto le foto, ma Alessio dovrà documentare proprio di persona se è vero tutto quello che... Sì, noi faremo una sorta di documentario dove faremo vedere ciò che l'associazione ha realizzato e quindi il nostro scopo è quello di arrivare e far vedere tutto ciò che l'associazione ha fatto. E tornare anche. Sì, tornare per forza. In qualche modo torniamo. Ma in moto tornate sempre? Sì, 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 sì. Senza che nessuno ci porti sfiga, via le mani da lì. Cioè, anzi, sì. Anche perché Clo è moto, quello è un trattore, quello che io vedo quanto noi, è grande. Noi la stiamo vedendo in questo momento, la metteremo anche sul sito, è praticamente di fronte a noi. Infatti. Ma ora posso fare una domanda un pochino più personale? Certo. Come vi siete conosciuti voi due? Perché partite insieme? Qual è l'origine della vostra amicizia, immagino? No? L'origine è una passione appunto per la moto. Correvamo in moto tanti anni fa e da lì, ahimè, ci siamo conosciuti perché mi ha tirato dentro questa cosa. No, lo faccio molto volentieri. Lo facciamo con passione. Cerchiamo di mettercela tutta, ovviamente puntiamo a finire questa missione. Età? Età 24. 27 quasi 27. Molto vecchio lui, eh. Alessio è grande. Cosa fondamentale che comunque noi come associazione ci teniamo a sottolineare, che loro non partono allo sbaraglio, non sono due sprovveduti. Ovviamente il viaggio è lungo, è fatto ovviamente in quasi totale sicurezza, ma non del tutto. Settimane di discussioni, programmi e confronti, giorni di pianificazioni, telefonate intercontinentali e meccanici. Ore di convenzioni burocratiche, ma un solo secondo è bastato per guardarsi e dire ok, partiamo. È così che Ale e Marco si sono ritrovati ad abbracciare parenti e amici allo Sport Cube di Cameri. E il vedere tutte le persone loro care commuoversi ed emozionarsi ha dato loro la giusta carica per iniziare questo coraggiosissimo viaggio. Le domande e i pensieri ronzano sotto le loro visiere, ma sarà proprio dentro queste che respireranno la bellezza della loro avventura, attraverso i loro caschi e il rombo della loro moto. 6 aprile 2013, finalmente il viaggio inizia. Yeah!
Il secondo giorno folle era la voglia di mettersi in marcia, così i nostri ragazzi si sono diretti ad Ancona nella speranza di essere graziati dalla pioggia. Purtroppo però le preghiere non hanno risparmiato loro un freddo pungente, che più che altro appunto il caro Alessio, il quale ormai sente inesorabilmente il passare degli anni. Una volta giunti ad Ancona, i nostri riders hanno imbarcato la moto in stiva, legandola come un cavallo da domare. E sebbene il traghetto ospitasse anche camionisti rumorosi e personaggi bizzarri, il primo obiettivo per loro era il riposo assoluto, per potersi preparare al meglio alla nuova tappa, destinazione Grecia. Qualcuno in sala si sta chiedendo cosa si possa imparare da un'esperienza simile. Beh, la prima cosa che hanno scoperto Chip e Chop è che il completo antipioggia è davvero utile se indossato prima che inizi a piovere e non dopo mezz'ora. Risultato, 200 km di viaggio bagnati fradici. Infatti appena giunti in Grecia sono stati accolti da freddo e pioggia, ma con una buona colazione sono ripartiti alla grande. La mente andava più veloce e scaltra della stessa moto, tanti pensieri nelle loro menti, intense che sembrava fluttuassero per le rocciose montagne greche, alcune ancora innevate. Non erano affatto stanchi, tanto da decidere di abbandonare le strade principali per inoltrarsi in quelle sterrate, cercando un po' di off-road e rendere l'avventura un po' più frizzantina. Ti dirò di più, si è rotto anche il borsone. Quello lì. Ops. Avremo da fare per un po'. Vediamo il ritorno. Oh, stai filmando? Certo. Rider capo per oggi. Queste sono le idee di Marco. Andiamo a fare off-road quando piove. Andiamo a fare un po' di fuoristrada ed esplodiamo tutto. Guardate che roba. È proprio un bel pirla, eh. Siamo scivolati. Adesso martella perché ha scassato tutta la borsa. La cosa che mi preoccupa sono le creme di Alessio, dove le mettiamo ora se non si ripara questo moletto. Bravo, bravo. Quindi riparalo bene, sennò vedi un casino. Comunque siamo in mezzo a nulla. C'è un bel laghettino del cazzo. Una bella temperatura di merda e aspettiamo lui che finisce qualcosa, sperando di salire su. Se uno deve cascare è bene che lo faccia in posti insomma un po' remoti. Sì, beh, mi sembra giusto, però dobbiamo salire lì sopra. Vediamo. Tanta strada ancora da percorrere, ma erano pronti, erano nell'ottica giusta per battere la strada, erano pieni di speranze. Con un forte abbraccio alle persone che hanno dato a Marco e a Dale un posto per dormire e tanta ospitalità, una foto con il nuovo amico di Vrasna e su di nuovo in moto, destinazione Turchia. Il tempo ancora non prometteva bene, ma per la felicità del nostro cagionevole Ale Sancho Panza non pioveva e il viaggio verso Kavala è andato liscio come l'olio. Ad attendere le due c'era uno spettacolo incredibile, la vista dall'alto sulla città che si affaccia sul mare. Giusto il tempo di scattare una foto cartolina, riempire lo stomaco, il serbatoio e ripartire. E così, percorrendo le strade verso la frontiera, gli occhi dei nostri amici erano sbarrati di fronte a paesaggi stupendi e i loro sederini serrati per il freddo pungente. Arrivati alla frontiera, Ale si è fatto finalmente un po' di quadricipiti, salendo e scendendo innumerevoli volte dalla moto, per mostrare passaporto e libretto. La sua leggendaria pazienza l'aveva ovviamente già abbandonato, ma la visione del cartello Turchia è riuscita a sedarlo per qualche secondo. Lo stress è ripiombato su di lui dopo solo un chilometro, alla vista di un paesaggio decisamente cambiato e la strada che sembrava impraticabile. Un primo scambio lampo di sguardi preoccupati con Marco, placati poco dopo dalla fortuna di aver trovato alloggio vicino al mare, e li ha aiutati a mettere in ordine se stessi e ritrovare il tempo di mettere ordine anche a tutte le scartoffie e i documenti.
Il quinto giorno Ale e Marco volevano vestire i panni di turisti per caso e si sono messi in sella di buon'ora verso Istanbul, con la voglia di visitare questa città magica e fuori dal tempo. Una volta giunti però ad attenderli non c'era la suave melodia di una danza del ventre, bensì il rumore assordante di clacson e traffico degno di città come Milano, Napoli e Roma all'unisono. Organizzata la fuga da Istanbul verso sera, sono usciti esausti dall'autostrada per imboccare una stradina alternativa, indubbiamente più pacifica e silenziosa, che li ha però portati a 3000 metri di altitudine. Fuori da Istanbul, felici a battere le mani, per cominciare però a battere i denti. Grazie al cielo, a cui tra l'altro erano molto vicini, la polizia locale di Kamlider li aiuta a trovare un posto dove passare la notte. Hi, Jason. Welcome. Welcome. How are you? Fine, I'm fine, I'm fine. Mi ha tanto. Guarda, non so. How can I... No, no, no. Ok. Now, we are in here. Okay. Okay. You must go to here. Come siamo? Chilometri? 27 km. Okay. 27. Okay. 27. Oh, yeah, così. Ah, così. Yes. Yes. Okay. Quindi qui dobbiamo arrivare. Yes. Okay. You must try to go to Kızılcahamam. You can find a lot of hotel, motel. Oh. Oh, okay. Okay. Do you have any time or are you go now? If we can wait, our officer man go to Kızılcahamam. You can go with them. Yani. Ah. They are go. They will go with car. Ah, okay. A regola seguire. Yes. Okay. Yes. Okay. Ah. 10 minutes later they will go. Okay. If you can meet, okay. You can thanks. Go with them. Yeah, okay. Perfect. Where are you from? Italy. Italy. Okay. Gracias. Go Ethiopia. Ethiopia. Go to Ethiopia. Yeah. Wow. It's long. Do you want drink tea? Oh, no, 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 thanks. Oh, thank you. Hello. Toilet. Okay. Okay. Yes, yes, okay. Do you want to go to toilet? No. Okay. Thank you. Dove siamo finiti? La polizia dopo aver tutto il giorno appuntato, no, inculato la strada non pagandola, cioè saltando clamorosamente in terra, ecco che la polizia ci porta direttamente in hotel dopo averci offerto un bel caffè in commissariato. Questo è da ricordare, eh? Ma perché in Italia, questo è troppo da ricordare. Il sesto giorno i ragazzi avevano un compito non da poco, dovevano trovare un traghetto che li portasse in Egitto. Entrati nella capitale hanno potuto constatare che Ankara era ospitale interessante. È tutta, però molto meglio di Istanbul, molto meglio di Istanbul. Ovviamente non siamo qui per le città, quindi proseguiremo, guarda qui, c'è anche qualche pulino di spese. Ankara, I love you Ankara. Bel verde, guarda, come in Italia. Che paese di merda l'Italia. Proseguendo per qualche chilometro hanno deciso di fermarsi e dare un'occhiata al famosissimo lago salato dell'Anatolia e farsi baciare dal sole caldo, riposandosi un po'. Ripresa in mano la moto ad attenderli una strada che offriva cambiamenti repentini di pendenza, di nuovo freddo e sbalzi in temperatura, che ormai anche il carovano iniziava a tollerare. Alla fine della giornata i chilometri percorsi erano ben oltre quelli che si erano prefissati e aver raggiunto la costa era un bel traguardo. Tutto tempo guadagnato che sarebbe poi servito per la parte più complicata del viaggio, trovare il modo di arrivare in Egitto. La sveglia suonava alle 8, colazione al volo e subito in marcia per cercare un traghetto. Quando i ragazzi hanno raggiunto il porto di Mersin, grazie all'aiuto di alcuni samaritani, sono riusciti a trovare la nave che li avrebbe portati in Egitto.
La partenza era prevista l'indomani da Eskendru, così non restava altro che ringraziare le anime pie e ripartire. Sulla strada i pensieri e le fantasie viaggiavano veloci, per essere tutto un tratto interrotte dalla vista di carri armati che si dirigevano verso la Siria. Una volta di Skendrum, i ragazzi trovarono un'agenzia dove acquistare i biglietti del traghetto, prenotano un hotel in centro città. Finalmente, senza pensieri incombenti, era possibile rilassarsi e passeggiare sul lungomare suggestivo, pieno di giovani in un clima quasi di vacanza. Tra negozi locali e tanto verde, Ale e Marco fanno amicizia con un ragazzo che lavorava in un pub e da buone forchette si sono fatti preparare pasta alla bolognese e linguine funghi e salmone, accompagnati da una buona birra. Felici per la bella serata trascorsa e per i biglietti della nave finalmente in tasca. Il traghetto aspettava i ragazzi sotto un sole cocente e l'ingresso era gremito di persone. Dietro Marco c'era una gigantesca jeep da cui è sceso un giovane dai lineamenti cinesi, con cui i ragazzi, con il loro ormai eccellente inglese, iniziano a interagire. Ciao a tutti, iniziamo le prime pratiche burocratiche. È da tipo le 9 che siamo qui e non riusciamo ancora a imbarcarci su questa nave, però abbiamo fatto una buonissima amicizia. Sì, abbiamo conosciuto un tipo di Singapore che è andato che a studiare a Londra. Adesso va a fare il medico giù in Sudafrica. Sudafrica, fai giro della Sudafrica per 6 mesi. Con la macchina. Con la macchina, e non vi dico che macchina. È spettacolare, adesso la vedete. È lui che vi parlavo. Hey. È lui. Very crazy. Medical crazy. Quella è la nave. Se riusciamo a prendere, non abbiamo più nessun passaporto, non abbiamo più niente. Ci hanno rubato i documenti. Ci hanno rubato i documenti, ora speriamo di imbarcarci. Qui, come vedete, cioè, non sappiamo cosa c'è. Boh. Vabbè, vediamo. One moment. Tutti dicono one moment. Alessio, tra una chiacchiera e un'altra, osservava le persone intorno a lui e i camion che arrivavano portavano gente e valigie. Un via vai di persone caotico che non riusciva a spiegarsi. Siamo ancora qui, tanto sono alle 9, ora con che condizioni adesso. Ormai si è appropriato della macchina del nostro amico. Vecchissimo, ragazzi. Very old people. Old. Alcuni di loro si avvicinano alla moto che destava tanta curiosità e Ale scopriva così che tutte queste persone erano cittadini siriani in fuga, in cerca di salvezza. Verso le 5 erano tutti sul traghetto, finalmente si parte per l'Africa. Ora ce la facciamo, sono 11 ore esatte che siamo qui e ora ci hanno fatto iniziare a incolonnare su sta cazzo di nave individuale. Non mi fate continuare. Era piena di siriani che appunto cercano la fuga da quel paese lì, quindi non ce la sentiamo di lamentarci, ci sentiamo anzi molto fortunati, molto fortunati. In mezzo al mare si rilassano, Ale spoglia un libro, Marco dorme sempre e Ben legge sul suo iBook, come se fosse fuori dal mondo. 2 anni che sto leggendo quel libro, perché è un libro, è un fascicolo. Di tanto in tanto ridono e giocano con la bimba di un ragazzo siriano scappato dalla guerra, portandosi con sé solo un sacco pieno di vestiti. Le conoscenze proseguono con altri gruppi di siriani che hanno dato da pensare ai ragazzi con i loro racconti sulla guerra civile, i bombardamenti e sui cari che hanno perso. Queste persone cercano di assicurarsi un futuro e Ale e Marco vedono trasparire nei loro occhi il coraggio di ricominciare. La giornata passa così e finalmente alle 20 il traghetto arriva al porto, ma di scendere ancora non se ne parla. Dopo 3 ore finalmente i visti sono pronti, così i ragazzi possono recuperare la moto facendosi scortare da una guida, perché i controlli erano davvero severi e i siriani non potevano scendere liberamente. La polizia locale controllava ovunque, anche sotto le gomme dei grandi mezzi. Uno scenario inconsueto per i nostri motociclisti, abituati a una realtà da vedersi solo in TV. Dovete sapere che quando si entra in Egitto con un mezzo proprio è necessario targarlo e per questo servono più o meno 4 giorni. Distrutti dal viaggio i ragazzi si sono affidati ad un autoctono che si fa chiamare My Friends e che a pagamento avrebbe sbrigato per loro ogni pratica per la moto, prenotato albergo e risolto ogni faccenda. Sì, والله. 40 جنيه. لا والله. والله تروح لهم. لو قلت لك تعال اشتغل معايا ما اشتغلتش انت صالح.
تقول له تحول على وقت سايح لي ما خلاص بقى وقفنا وردنا يا عم ما حدش يزعق هنا انت ايه يا عم ليه مشيتك على وش يا عم Oggi svegli presto perché My Friends avrebbe portato Ale, Marco e Ben a fare i documenti per la moto e la macchina. Girato negli uffici, compilazione documenti, firme e finalmente possono godersi un po' di riposo nell'attesa di recuperare tutte le carte pronte timbrate. E ora vi facciamo vedere gli ascensori di qui, eh? Guardate che figata! Qua senza, risparmiamo su una porta. Senza porte! Perché costano troppo. Le porte non servono. Questa è nuova tecnologia, mica... Good, good, good. My Friends li accompagna a mangiare nel ristorante del padre, un egiziano che cucina cinese, così Ben si può finalmente sentire a casa. Ciao a tutti, videoblog, decimo giorno. 10. Se per sé comunque abbiamo fatto un po' di confusione, comunque casino. Questo dovrebbe essere il decimo giorno. Decimo giorno, dove? In Egitto? Siamo qui bloccati praticamente, segregati a Porto Said. Siamo nella nostra bettola. La nostra camera bellissima, bella, bella, bella. 12-13 euro a notte, basta, vale tutti, tutti li vale. Basta schivare tipo gli scarafaggi, queste cose qui. Guarda, c'è un cesso veramente, c'è proprio cesso. Beh, vi facciamo vedere un po' a... un po' com'è. Forse il video non dà l'idea, però fa veramente schifo. Guardate, e poi diteci. Questo è il nostro vedete? Ordine. C'erano un po' di scarafaggi in giro stanotte. Stanotte abbiamo ammazzato un po' di scarafaggi. Uno schifo. Adesso vi facciamo vedere anche il bagno. Il bagno è cosa terrificante. Cosa principale. Ah, accendi anche la luce. Ah, vedete dentro. Oh, la luce? Ok. Questo è il nostro bagno. Come potete vedere non possiamo usare l'antigenica. Però c'è quella cosina, quella cosina che è l'uncino, non mi chiede di funzionamento, però abbiamo preferito utilizzare i nostri cari fazzoletti, doccia, terrificante. Che schifo. Però insomma abbiamo dove dormire, che è già qualcosa. Sì, infatti. Nulla, allora, in poche parole è stato il viaggio della speranza, appunto come avevamo già detto. Fatto un viaggio alla Madonna. Un viaggio alla Madonna, era pieno 12 ore, di 36 ore totali. Tutto. Siamo arrivati ieri sera alle 8, siamo usciti dal traghetto verso mezzanotte così, per aspettare poi un bel signore che ci ha sbrigato tutte le pratiche. Ci sbriga tutte le pratiche, basta dargli la cifra di 300 euro. 300 euro, ci sbriga le pratiche burocratiche da fare, sia per noi, sia per la moto, sia per tutto. Ci ha trovato l'albergo alle 3 di notte, non so, ci ha fatto tutto lui, ci ha fatto a mangiare. Mezzo ammanicato. Peggio, tipo Napoli. Uguale a Napoli. Ecco, infatti volevo salutare mio cugino di Torre Annunziata, Ciro. E niente, saluti nei video dopo. Ah, ok. Allora, quindi siamo qui in questo stupendo hotel, siamo in attesa che questo buon uomo ben pagato appunto attivi tutte le pratiche. E poi domani mattina... Domani mattina, se lui vuole, ci possiamo allontanare di qui. Ieri appunto appena usciti da Porto un casino per via di questi siriani che ovviamente tentano la fuga. Nulla, ci hanno tenuto lì a Porto per tantissimo tempo, ci hanno svaligiato la moto con tutti i bagagli, ci hanno buttato tutta l'aria, hanno rotto le palle per l'intero Germino. Per l'intero Germino, non ci voleva fare entrare l'intero Germino. Alessio era già in... c'era di stomaco, però insomma alla fine siamo riusciti a passare, ci hanno rotto anche un po' l'unico bauletto che era rimasto intatto. Hanno rotto anche quello, ora abbiamo tutti e due i bauletti che si aprono con lo sguardo. Cioè se le guardi attentamente si aprono tutti. La moto è appunto in un deposito, hanno detto che rubano tanto. Domani mattina comunque dovremmo partire. Ci mettono le targhe egiziane, forse insomma forse ce la facciamo. Piano piano, dai. Sicuramente ci ha già provato questo viaggio, no? Sì. Sembra più un viaggio, interiore che un viaggio. Ho fatto 10 giorni, ma sembra veramente da una vita mesi. Insomma. Però ne vale la pena, dai. Forza. Ormai i tre si sentono del luogo e i coraggiosi Marco e Ben decidono di adottare un look più locale, facendosi tagliare i capelli come i due egiziani. Ale invece, che ha un rifiuto per la forbice in gel, rimanda la toilettatura. La sera però si lascia andare e prova a fumare il narghilè, sebbene la sua salute sia sempre barcollante. Tossisce, ride e tossisce di nuovo. Meglio per lui sorseggiare un tè, indubbiamente più adatto alla sua età. Giornata speciale. Sveglia presto, finalmente i documenti sono pronti e si può ripartire. Un taxi porta i ragazzi in una caffetteria, dove la banda del nostro My Friends li aspetta.
tutti seduti e ridacchiavano, davano la sensazione ad Ale che le cose non sarebbero andate per il verso giusto. Infatti i loro documenti non erano pronti, come gli avevano invece assicurato. Dopo un'ora Marco e Ben si spostano con My Friend a recuperare i loro mezzi. E Ale li aspetta lì con tutti i bagagli. Ovviamente il presagio di una mezza truffa si era materializzato e per poter risalire su moto e macchina i giovani avrebbero dovuto sganciare altro denaro. Ancora in attesa. Ma il cielo ha guardato giù e a un tratto un certo Mohamed si siede di fianco ad Ale e in italiano gli domanda che cosa stesse succedendo. Era di Ro. Ale allora gli racconta tutta la faccenda e quasi con paesano decide di accompagnarli al porto per controllare tutto. I mezzi vengono recuperati e i ragazzi riescono a risparmiare qualcosa sui servizi offerti da quella canaglia di My Friends. Qualche foto e ringraziamenti a Mohamed e ai suoi amici, che accompagnano i tre sulla strada verso Suez. Or Said, fuck! Yeah, exact. Fuck, fuck, fuck! Crazy. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente a uscire da sto cazzo di paese di merda. Pagando una barcata di soldi. Guardate Marco che sta guidando. Ci manda a fare in culo, ci manda. Io sono qua con il nostro amico Ben di Londra, che piano piano stiamo raggiungendo Suez. Sono già le 5 di sera, quindi dobbiamo raggiungerlo velocemente. Però lo scenario è già cambiato. Questa è la vera Africa. Adesso andiamo a vedere un po' com'è. Ti faremo sapere. Qui i ragazzi cenano da Milano Pizza, ma nel cercare di campeggiare in spiaggia per non fermarsi in qualche caro albergo, finiscono in una zona militare a farsi puntare dei fucili addosso. Fortunatamente riescono a spiegare ai militari che si erano smarriti e dallo spavento si rassegnano a passare la notte in un resort. I ragazzi oggi si sono svegliati con la voglia di godersi un'oretta di mare prima di salutare Ben, e una volta in spiaggia l'amico inglese sorprende i due tirando fuori dalla jeep dei kitesurf per divertirsi un po' approfittando del vento. Ecco il bastardo di Marco che ha messo la mia cremina. Veramente non ho messo niente. No, fai vedere alle persone che... Guardate che ha messo la cremina al bastardo che mi ha insultato. Questo video andrà nella storia. Ma adesso le tue cremine, tutte le tue cremine. Guardate lo sfigato che è bianco. Guarda che se la mette il bastardo, se la mette. Ragazzi, ho avuto la mia vittoria. Per me il viaggio no, non finisce qui. No, 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 hai fatto il figo all'andata. Le crimine d'Alessio, le crimine d'Alessio. Al momento di ripartire però i sorrisi si sono trasformati in smorfie di malinconia. Marco e Ale avevano guadagnato un buon amico, ma purtroppo le loro strade dovevano dividersi. Il borbottare del bicilindrico austriaco disperde i loro pensieri. La strada per Hurghada era tortuosa e il vento del Mar Rosso soffiava forte. Sono riusciti però presto a raggiungere la città, cenare e mettersi a dormire. Anche questa mattina pochi discorsi, 300 km da percorrere per raggiungere Marsalam. Il tragitto offriva ai ragazzi un paesaggio di spiagge incontaminate e protette da dune sabbiose, che ne nascondono la bellezza, ad occhi poco attenti. Nella strada che li divide da Marsalam si alterna il nulla sconfinato del deserto e segni indelebili della globalizzazione. Guardate dove siamo. E non c'è niente. Una volta a destinazione, nuova sorpresa. Stiamo facendo un bel narghilè, qualche teino. Niente, e lo stomaco. Anche oggi siamo fatti 300 km. Siamo arrivati a Marsalam. Tutti dicevano, aspetta, no, puntualizziamo questa cosa qui. A parte questo è videoblog numero? 13, giorno 13. Dicevano tutti Marsalam, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ora che abbiamo visto tutto, Marsalam fa cagare. Fa schifo. Fa veramente cagare. Nel senso, è bella se vieni qua come turista, vieni nel resort, vai a fare le gite della minchia. Però Marsalam non c'è Marsalam, c'è solo una cittadina piccolina dove ci sono tutti gli altri abitanti che servono tutti questi resort. Ma alla fine non c'è una città. Insomma, la globalizzazione ha avuto la meglio in questi posti. Solo il resort della minchia, belli per la carità, però sinceramente noi per il nostro tipo di viaggio fa veramente schifo comunque Marsalam. Era meglio Hurghada, Hurghada era veramente una bella l'ultima città. Hurghada. E non ce l'aspettavamo, ci siamo rimasti male anche noi. Infatti. Comunque sia, siamo contenti perché oggi abbiamo visto
appunto abbiamo visto delle parti sperdute, sì. Poi dopo 100 km globalizzazione, belle, dopo altri 100 km, sì, bellissime spiagge. Belle spiagge, bel mare, tanto vento. Tantissimo vento. Tantissimo vento. Mm. Però da adesso ci stiamo organizzando così per, invece di passare da Aswan e prendere il traghetto, stiamo sentendo un po' le persone della zona se è fattibile andare sempre sulla costa fino a Sudan. E quindi proseguiamo e su quindi questa strada qui. Dovremmo passare dalla costa perché hanno detto che la strada è uguale a questa qui, è a due corsie, però è abbastanza asfaltata, quindi a posto. L'unica cosa buona è questa qui, che per via di questi appunto resort che stanno nascendo ora, abbiamo visto tante di quelle costruzioni, sì, incompiute. Una cosa schifosa. Però hanno fatto sì che le strade sono abbastanza buone, a parte dei punti che abbiamo avuto qualche problema. Abbiamo viaggiato abbastanza velocemente oggi. Non ci pensavamo. Quindi proseguiamo su questa strada. L'unico problema che oggi abbiamo visto è la benzina. Stavamo insomma per strada. Oggi non c'era. Ho detto che arrivo forse domani, però domani mattina così si avventura Marco in giro per vedere se tu riesca a fare insomma se il fare pieno. Il pieno, così riusciamo ad arrivare negli altri paesi. Ora momentaneamente qui non c'è, quindi e siamo tra l'altro abbiamo un solo serbatoio pieno. 400 km. Quindi sì, meno di 400 km a pieno carico e vento, 350 km di autonomia. Quindi non possiamo avventurarci ora. Solo che qua i paesini sono a 300 km di distanza. Quindi ora rimaniamo qui. Quindi adesso vediamo. Domani mattina mi sveglio, provo ad andare a riempire i serbatoi, quindi credo che partiremo domani l'altro. O domani l'altro, vediamo se c'è la benzina, comunque magari siamo qua un giorno nel reso, tanto grazie a Dio spendiamo anche poco, perché ci siamo rimasti anche male per quello che spendiamo poco, quindi rimaniamo qui e ci rilassiamo un attimino e vediamo se arriva sta benzina. Esatto. No, speriamo che arrivi, perché se no arriva la benzina, arriva senza. Per arrivare mi hanno detto che arriva stasera o domani sera. Comunque. Infatti non si capiva tutti questi, c'erano queste file di tir fermi e benzinai che aspettavano. E infatti sono tutti senza benzina. Tutti completamente. Anche i code del. Anche i noleggi qui, c'è un noleggio dei code qui davanti. È fermo anche lui, infatti ora anche lui sta aspettando. E nulla, magari domani mattina sento proprio lui se si va insieme a fare benzina. In qualche modo ce la facciamo. Anche domani siamo qua e ci rilassiamo. Sì, anche perché è l'unico. Forza. Non abbiamo altre alternative, non c'è modo come sempre di campeggiare. Perché è tutta roccia. È tutta roccia, insomma, ovviamente non abbiamo modo di campeggiare e nulla, l'unico modo è quello, è aspettare, trovare la benzina e incrociare le dita. Il riposo obbligato lascia il tempo ai ragazzi di guardarsi indietro e rendersi conto che i chilometri percorsi erano molti. La sensazione era quella di salire su una scala e voltarsi, arrivati solo a metà dell'altezza. Un po' di paura nel guardare in basso, ma tanta voglia di arrivare in cima. Siamo ancora qui, a Marsalama appunto. Questo resort, stiamo rilassando un attimino. Che ci fa anche cagare sto resort. Infatti. E niente, abbiamo stato prima a girocchiare per trovare la benzina, non l'abbiamo trovata. E nulla, a regola, quanto ho capito, hanno rifornito solo il diesel in questa zona qui. Adesso comunque sentiamo per cercarle in qualche modo, paghiamo anche quelle che non leggono i code, in qualche modo riusciamo ad averlo. Comunque il serbatoio ce l'abbiamo pieno, non è quello il problema, era per star sicuri, perché non conosciamo ancora bene la strada. Però informatici ci ha detto che fino al confine la strada c'è, quindi in modo o nell'altro domani riusciamo ad arrivare. La mattina comunque sia, qualsiasi cosa succede, partiamo. Ora diamo un controllo alla moto a vedere se è tutto in bolla. Un tagliandino veloce e nulla, e ci incamminiamo, perché domani sera vogliamo essere già lì a affrontare le cose burocratiche, se ci verrà permesso appunto, per appunto entrare in Sudan. Il confine dovrebbe distare 300 km 400 insomma, puntiamo a farli tutti domani e facciamo presto e di buon'ora si vola. E niente, il prossimo video blog. Ciao! Colazione da campioni e via gas. Sì, ma non grazie al benzinaio, bensì utilizzando il serbatoio di riserva che costringe due a viaggiare a velocità ridotta verso il Sudan per limitarne i consumi. Dopo aver passato numerosi posti di blocco, ormai a soli 100 km dal confine, ecco che appare l'ennesimo sbarramento. Questa volta però i poliziotti intimano i ragazzi a fermarsi.
classico controllo di documenti, che però non è bastato a convincere le forze militari. Ogni tentativo di proseguire per quella strada era inutile. Ale e Marco sono costretti così a tornare indietro, scocciati e preoccupati per la benzina, ma i fucili puntati addosso li hanno presto convinti a fare dietro fronte e alla svelta, dato che quella era l'unica strada disponibile, bisognava tornare verso Marsalam. Grazie al cielo nel tragitto riescono a trovare un benzinaio e fanno rifornimento. Un sospiro di sollievo prima di dirigersi verso Aswan, la città scelta... No. Un sospiro di sollievo prima di dirigersi verso Aswan. La strada scelta taglia trasversalmente il deserto per 230 km, andando a sbucare proprio sulle rive del Nilo, ed è qui che i ragazzi possono sperare di trovare un traghetto per il Sudan. Ma proprio quando le cose sembravano mettersi per il verso giusto, la cinghia del borsone posteriore cede. Ciao ragazzi! Da qua inizia la sgommata. Abbiamo fatto un piccolo incidente. La moto fila in fondo, ci siamo ribaltati. Però siamo tutte e due bene. Solo che ci è andata veramente di culo. Si è infilato dietro la nostra borsa, si è infilata sotto la ruota e si è inchiodata decisamente la ruota. Meno male che c'era Marco che è riuscito a tenerla piano piano e siamo caduti a pelo. Comunque siamo tutte e due bene, non è successo nulla. Adesso siamo in mezzo al deserto, come potete vedere. Non c'è un cazzo, non c'è. Adesso cerchiamo di metterla a posto e ripartire. Solo che siamo bloccati con la moto in mezzo alla strada perché si è incastrata la ruota, cioè c'è il borsone in mezzo alla ruota, si è incastrato. Adesso cerchiamo di capire se la moto non ha subito danni e poi dovremmo, speriamo, ripartire tranquillamente. Questo è il borsone che si è un po' spaccato come al solito, e questa è la valigia che si è infilata dentro, non si sa come ha fatto. No, così non è successo. Occhio alla macchina, eh? Sì, sì, ho visto. I ragazzi stanno bene, ma la Poderosa sembrava aver subito il colpo peggiore e dava l'idea di non voler ripartire. Niente panico. Marco, senza darsi per vinto, sistema baule e ruota al meglio che può, in modo da ripartire. Si fa così presto sera e i ragazzi riescono a trovare una stanza in un paesino di contadini, Komombo, non immaginando che sarebbe stata per loro la notte più difficile di queste due ultime settimane. Ah, schifezza. Guardate come dopo il reset ci permettiamo. Guardate, questa ragazza è una bettola vera, non si scherza. Guardate la porta, vi faccio vedere il sistema di sicurezza della porta. Potete vedere il chiavistello con lucchetto se vogliamo uscire. Da quella bettola a gambe levate, caricando velocemente la moto e lasciandosi tutta alle spalle, per raggiungere finalmente così la città di Aswan, dove si sarebbero fermati per una settimana. Siamo arrivati comunque sia fino ad Aswan, dove si doveva prendere appunto subito il traghetto, e appena arrivati proprio lì sul, insomma, all'imbarco del traghetto, si è bucata la gomma, definitivamente. Un bambino ci ha aiutato a capire dove era il problema. Abbiamo aggiustato anche la gomma lì, solo ormai ovviamente il traghetto era salpato, non avevamo mai visti, quindi bisognava aspettare comunque. Infatti nulla, siamo già andati a fare i visti, adesso dovrebbero arrivare domani, speriamo anche quello. La partenza prossima domenica? La partenza prossima domenica, sia se abbiamo la gomma sia se non ce l'abbiamo. Si parte comunque sia, si fa. Ora fra un'ora ci dovrebbero dire qualcosa per la gomma, perché qui ad Aswan ovviamente non ci sono. C'è solo il Cairo che ha... Dovrebbe arrivare dal Cairo. Più e... 600 km, quindi speriamo arrivi, sennò partiamo lo stesso. Oggi siamo contenti. Oggi sì, una giornata tranquilla finalmente. Una giornata tranquilla finalmente, abbiamo avuto, insomma, ora siamo contenti, sentiamo la partenza di nuovo vicino. Ma più che altro che stamattina abbiamo fatto visti. Abbiamo i visti finalmente. Ci abbiamo, timbrati, pagati e tutto. Tutto. Abbiamo parlato anche con quello
con la moto per l'imbarco. Per traghettarla non sembrerebbe non ci sia problemi, è anche abbastanza economico, sì. Sembrerebbe. Vabbè, se non ci chiede sì, soldi dopo. Ci cede 50 euro, penso. Quindi domenica si parte, si va in Sudan. Poi abbiamo, abbiamo finalmente trovato una gomma di contrabbando, non è la misura esatta, diciamo, vabbè, però insomma ce la facciamo andare bene, l'abbiamo già montata, sembrerebbe tenga la pressione, quindi ora siamo contenti. Ho controllato tutta la moto, sembrerebbe tutto a posto. Ho messo la moto a Marco, ho fatto un aggiuntino di olio. Siamo carichi a palla, sì. Finalmente. Adesso giovedì venerdì ci rilassiamo, andiamo a vederci un po' sulle tombe dei faraoni. C'è un po' di cosine da vedere. Facciamo un po' i turisti per questi due giorni. Finalmente usciamo da questo hotel, perché non facciamo altro che stare in questa hall perché c'è la connessione e basta. E siamo noi il proprietario che avrà tipo 90 anni, regge l'anima coi denti. Però insomma. No, comunque è bello. Posso, sì, il posto è bello. Un po'. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Poi oggi vi faccio oggi poi carichiamo qualche foto. Già abbiamo visto, siamo stati a contatto con questi giorni siamo stati molto a contatto con le persone del posto. E infatti non ce l'aspettavamo, vabbè, come turisti fanno cagare, come turisti, però appena esci esci dalla zona, vai in quella popolare, la gente bravi. È gradevole, sì. Guarda, all'inizio sono un po' freddi anche loro, però dopo un po' ti fanno tè, sigarette, caffè, Coca-Cola, Sprite, fumo, droghe, tutto, basta chiedere, qui c'è tutto. Basta ovviamente stiamo facendo i bravi, mamma, droghe, promesso, niente droghe. Quello no, però, dai, son brave persone. Niente, quindi siamo contenti, dai, poi domani se riusciamo appunto a fare, dobbiamo fare altre, insomma, qualche altra cosa, poi iniziamo magari a postare un po' le foto del posto, che è gradevole, il posto è gradevole. Ma mattina già ci hanno blindato che dobbiamo andare su sta feluca di merda. Ah, che sarebbero queste barchettine a vela. Ogni giorno ci tirano dentro. Pensate che ieri ero affacciato alla finestra dell'albergo, c'era il tipo che urlava taxi, e altre mani. Impressionante. Cioè ti vogliono vendere di tutto, mancava oggi, la loro madre, ma oggi siamo stati al porto, c'erano i bambini, ci rincorrevano money. Cioè, una cosa quando noi dovremmo chiedere a loro, perché qui non c'è più una lira per fare due, vabbè, a parte quello, diciamo soldi anche oggi quella gomma, però era l'unico modo per muoversi di qui. Abbiamo conosciuto altri tre ragazzi, tre scozzesi, che pazzi. Ancora peggio di noi loro. Ma loro addirittura pazzi. Hanno comprato le moto qui in Egitto e arrivano fino a Sudafrica con queste moto qui, che sono tipo delle biciclette, moto baracca. Uno si è rotto anche la clavicola e mi sta facendo un salto. Infatti mi sa che lo porta lui e io gli guido la moto fino all'Etiopia. Quindi abbiamo anche compagnia, speriamo non ci rallentino, perché a vedere le moto non sembrerebbero tipi molto affidabili. Sono scozzesi, ma veramente, sono tre pazzi. Però sembrerebbe di buona compagnia, sì. Poi in traghetto forse abbiamo trovato un tipo e una tipa dell'UNESCO, che portano tipo da bere in giro, fanno tutte queste cose qui. Poi un altro tipo che ha conosciuto Marco questa sera. Sta facendo il giro dell'Africa con una macchina d'epoca. Una cosa. Cioè, la gente è folle, veramente. La gente è tipo una ruota sopra. No, dopo vi facciamo vedere la foto anche di questo. La gente è matta qui. Perché questo qui ora è praticamente una sorta di imbuto dove chi vuole andare appunto ai Sudan deve per forza passare di qua. Solo che parte un traghetto a settimana. Tutta la gente rimane qui, si accumula e poi partiamo tutti assieme. E quindi li stiamo conoscendo tutti. Quindi la gente è folle. Vediamo che elementi sono. Poi ditemi pazzi. No, questi anche ce ne certi veramente sono raccattati, no pazzi. Però dai, la gente I ragazzi accettano di farsi portare sull'altra sponda del Nilo dall'amico della feluca, che poverino era tutta settimana che faceva appostamenti sotto il loro hotel. Finalmente possono fare i turisti veri. Zaino con acqua e qualche salatino, biglietto e via su per quella salita fatta di scale rocciose e sabbia. Inoltrarsi nei sentieri non è stato facile per i nostri amici. Marco affonda con le sue infradito e Adale con le sue scarpette da trekking si muove come Robocop. Entrambi avevano sbagliato calzature. Però una volta in cima lo spettacolo ripagava gli sforzi fatti. Una finestra su Aswan, il Nilo che bagnava gli argini e subito dietro il deserto. Il silenzio e un vento caldo cullavano loro nella più totale tranquillità. Il 22esimo giorno, arrivati al porto, i ragazzi hanno incrociato una fiumana di gente. Tre ragazzi scozzesi, un uomo di Londra di nome Steve con il suo enorme Defender e infine la Jeep dell'UNESCO Club con due coppie. Eccoci all'imbarco, guardate che mezzi, oltre alla nostra motina. Tutti dovevano imbarcare i mezzi su un altro traghetto, che sarebbe arrivato a destinazione 4 giorni dopo.
Un pomeriggio sotto il sole prima di salpare, ma finalmente il Sudan sembrava vicino. I documenti erano pronti e quindi veloci tutti sul traghetto per un nuovo viaggio della speranza. Oh, oh my god, La differenza del traghetto per l'Egitto era evidente. Il clima che si respirava dalla Turchia era di paura e sgomento. Le persone scappavano dalla guerra. Per arrivare in Sudan, invece, ai nostri ragazzi sembrava di stare in un grande mercato rumoroso. Qui il business la faceva da padrone. Molti loschi soggetti compravano qualunque cosa al Cairo per rivenderlo in Sudan. Salire sul traghetto non è stata cosa semplice. La gente spingeva per entrare, ma Kamal, un baldo giovanotto che stava dando una mano ai nostri eroi, guidava i ragazzi che erano quasi increduli di aver trovato i biglietti delle cabine a un prezzo irrisorio. Infatti dopo pochi secondi il loro entusiasmo è svanito, altro che cabina. L'alloggio era fuori, sotto il sole all'aria aperta, ore 12.30 e 44 gradi. Ormai l'ultimo obiettivo era trovare un piccolo spazio per loro, gli scozzesi e il mitico londinese Steve. Il barcone inizia a muoversi mentre sta per calare il sole e lo spettacolo delle stelle che sembrava poterle toccare ripaga i ragazzi delle fatiche e degli spintoni, della carica a cui sono stati costretti durante il giorno. Quando il morso della fame ha distratto i ragazzi da tanta bellezza, si sono così diretti a mangiare, arrampicandosi sul tetto della nave tipo Spider-Man. Purtroppo il tappeto di persone non permetteva altro passaggio. Hello. Where are we today? We're in the restaurant of our boat. We got a first class meal. Prison ration style. Say hello. How's the food? What have we got here, Stace? So we learned something new about our Italian friends. Why are these? What are these? This one week. No washing. One day. Is it? His girlfriend. He's Italian. Put them on. You're going to have to put them on. Over, yeah. Over the shorts. God, it's also perfect, Steve. Are they not? It's very good. They are transparent. They're see-through. Yes, it is. But the light. Yes. Perfect. How many pairs do you have with you? How many pairs do you have with? Ah, these 100. 100. On this trip. Yes. Every day you change. Yes, every day. Are you wearing them now? No, they're normal. But travel for both normal. But motorbike. This. Good. Very good. Only in Italy. Il risveglio ha dato i frutti di una nottata gelida e scomoda. Ovviamente Ale apre gli occhi confuso, dolorante e completamente incriccato. Il sole cocente batteva sul traghetto e sinceramente rompeva anche un po' le balle. Marco è sconvolto, invece i loro compagni di viaggio d'oltremanica ridono e si divertono tra loro. Ma come fanno? Il caldo piano piano aumentava e la gente iniziava a preparare gli scatoloni per l'arrivo al porto. Erano tutte persone molto gentili, salutavano e stringevano la mano, ridevano e scherzavano. Un po' diversi dagli egiziani, più calorosi e familiari. Il benvenuto nella Real Africa l'hanno avuto dando uno sguardo al porto in lontananza. Non era che una banchina tra mare e deserto, ad attenderli nemmeno un centimetro d'ombra. Hanging off the ferry! The boat of death! Now where do we go? Passaporti ok, un secondo per scendere dal traghetto e un altro per salire su una jeep che li avrebbe portati al controllo bagagli. Un salto così su un altro mezzo e finalmente arrivo in albergo, che non poteva che essere in un luogo sperduto in mezzo al deserto. Ormai abituati al nomadismo di bettola in bettola, anche una branda con i chiodi tipo tortura può cogliere il loro sonno. Infatti si sono alzati belli ricaricati, ma allo stesso tempo un po' sconfitti. Puntualmente pronti per rimettersi in viaggio, ecco che arriva l'ennesimo contrattempo. Altri 3 giorni di stop forzati in attesa della moto,
che arriverà in ritardo in quanto è stata rinviata la partenza della chiatta che trasporta la Poderosa. Ragazzi, ecco lo zozzone di Marco che si lava quei piedi schifosi. Ma vi prego, guardate quanto nero esce. Cioè, guarda che schifo. Aspetta, guarda. Perché lo zozzo, cioè va in giro a piedi scalzi, non è che si mette le scarpe, no. Gira piedi scalzi con tutta la merda che c'è in giro. A vedere una bellissima panoramica del nostro cesso. Adesso è la nostra doccia. Aspettate, guardate l'apertura dell'acqua, che è una figata. Questa roba qui. Che sai ieri sera che tiravi giù nello scivolato? Ah, no. Questo no. Qui è questo è il nostro cesso, bellissimo. Questo sarebbe pulirsi il pulino, ma io non uso tutti i piedi. I piedi, per forza. Non c'è neanche lo specchio, c'è solo una lavandina di merda. Non c'è una finestra! Non esiste la finestra, per cui tutti gli odori che escono dal culo di Marco li sento per tutta la stanza. Finché, guarda quanto è zozzo sto ragazzo, altro che bikers. Poi comunque la nostra stanza è carina da accettare. C'è un armadio del 1900, due letti, senza coperte, un po' di casino. Giustamente siamo uomini. C'è anche il frigo. Grazie a Dio c'è il frigo. E poi qua c'è tipo il balconcino che è tipo di 50 cm e fuori c'è veramente, sono tutte le case in costruzione e poi c'è nulla. La meta sempre più vicina e le pause obbligate sono sempre più frequenti, ma i ragazzi non si perdono d'animo e sono certi che le soste dovute alla burocrazia avrebbero come sempre riservato la possibilità di fare qualche bella conoscenza. See if it wants some banana. No, this way. Oh shit! E finalmente giunge il giorno di rimettersi in sella la moto. In lontananza il battello con i mezzi, occhi lucidi dalla felicità per scoprire di nuovo che l'attesa non era finita. Le moto erano parcheggiate dietro a camion e trattori, che sarebbero dovuti sbarcare prima per permetterne il passaggio. Siamo tornati in uso forse la nostra moto, ora vi faccio vedere dov'è. Questo è il nostro... Questo è uno di quei tre pazzi. Guardate dov'è la nostra moto. Dietro a tutta questa roba qui. È laggiù. Non so se la vedete. Insomma, un casino. Appena ce la liberano, si riparte. L'unico modo per sfruttare bene il tempo era di controllare le moto. Marco si dedica al cambio della gomma di un amico scozzese che aveva forato. Finalmente fuori dal porto, l'eccitazione del gruppo si fa sentire. Urla di gioia sono sottofondo dei chilometri che si percorrono. La sera i giovani continuano la manutenzione delle loro moto, dedicandosi a un piccolo tagliando. Ormai i nostri amici sono meccanici espertissimi, più che altro Marco, perché a dire il vero era intento a mettersi la cremina. Guardate lo scozzese come ci mette a posto la catena, altro che Marco, col suo cazzo di olio di merda. La benzina la pulisce tutta, la pulisce. Lo pulisce e il bimbo la fa andare. La sveglia suona alla buon'ora e già dalle 9 di mattina i ragazzi sentono i 32 gradi sulla pelle. Meglio radunare il gruppo e ripartire quindi. Alessio si mette alla guida della moto dell'amico scozzese, carico di borse come un animale da soma, ma comunque felice di mettersi alla guida. Fare il passeggero non è che gli piaccia molto. Il ragazzo scozzese con una clavicola rotta si fa portare invece comodo da Marco sulla Poderosa. Ci sono ben più di 400 km da percorrere per raggiungere Dongola. Il divertimento comunque era diventato fedele compagno di viaggio. I ragazzi si sentivano come in Easy Rider e spesso si fermavano a salutare i locali che, incuriositi dalla loro presenza insolita, li riempivano di domande e di sguardi affascinati.
Sono persone semplici che vivono vicino al Nilo e che coltivano la terra come si faceva una volta. Persone buone d'animo a cui non capitava spesso di incontrare ragazzi in moto in mezzo al deserto. Di nuovo in marcia, il viaggio prosegue costeggiando piccoli paesini ed è arrivato un benzinaio ad attenderli un numeroso gruppetto di bambini che hanno assalito i ragazzi per scattare qualche foto insieme. Quando però iniziavano ad agitarsi troppo, un uomo li bacchettava allontanandoli e per il nostro cuore di panna Alessio queste erano scene un po' forti che faticava a comprendere. Giunti ad Ongola è stato facile trovare un hotel e il proprietario, un coreano che si è trasferito con la sua famiglia, offre l'augurio a tutti i ragazzi. La serata si è conclusa tra le chiacchiere del gruppo ormai consolidato, finché il figlio del proprietario ha collegato un videoproiettore per vedere un film all'aperto, in lingua inglese. Difficile immaginare cosa Marco e Ale abbiano capito. Una bella sorpresa inaspettata per tutti. Ennesimo giorno di stop obbligato a causa del visto che purtroppo in questo stato ha durata brevissima, $100 per 2 giorni. Quindi i ragazzi ne approfittano di nuovo per revisionare i loro bolidi. Siamo a Dongola, siamo appunto nel mezzo al deserto del Lubian. Abbiamo trovato appunto questo campeggio e ci siamo fermati. Abbiamo approfittato appunto della sosta di oggi per fare tutto il tagliandino col cambio olio, tutto come potete vedere alla foto. Sta smontando tutto, almeno ripartiamo e siamo tranquilli. Ci scarichiamo anche un po' i borsoni e tutto. Sono già troppo carichi. Ho cambiato tutti i filtri della benzina, tutto di tutto. Tutto quello che avevo ho cambiato, almeno si parte un pochino più leggero. E nulla, oggi siamo con la conoscenza che bisogna pagare ulteriori soldi per appunto il visto del Sudan, perché visto che ci danno, che rilascio inizialmente di $50 a testa, neanche poco, è valido solo 3 giorni, poi devi ritornare insomma nelle città locali e ripagare altri soldi per avere diciamo un'estensione del visto. Si capisce nulla sto Sudan. Quindi lui è aperto solo di mattina, ovviamente domani mattina facciamo quello e poi riportiamo subito. Come potete vedere ho scelto un bel posto per fare il tagliando, mi sono messo al sole. No, perché Marco è furbo, gliel'ho anche detto, gli ho detto guarda che arriva il sole, no, pacco, guarda che bello. 3 ore di lavoro al sole, io lo lascio fare. Cos'altro dire? Ah, poi c'è il tipo di questo campeggio, un coreano che si è trasferito qui con la famiglia, una persona di quelle che fa la raccolta differenziata. No, brava persona, è carino il campeggio, guardate, cioè il campeggio. Bellissimo. È tipo la nostra stanza è qua, sono stanze in comune, sono 10 letti, ci sono 2 ventilatori, no, è carino. Poi c'è il bagno che è là in fondo, ci sono 3 bagni con doccia, no, è carino, dai, non è male. Almeno siamo tutti qua, tutti assieme anche a Steve col Defender, lo strobo gigante, guardate la tenda, questa si chiama figata. Sono riuscito a far incazzare anche questo tipo super mega quel karma, tranquillissimo. Passato di qua e ha visto tutto l'olio per terra. Io l'ho ricoperto esassimo, ma mi è cascato l'olio per fare il tagliato. Quindi è passato e ho fatto, non c'è in gioia. Arrivavo qui e mi ha buttato a terra una tanica grossa. Ah sì? Una cosa mi ha io volevo c'è in gioia. Certo, devi farlo fuori. Ho capito, tu sei naturalista, però se rimango a piedi, sei fuori nella sabbia. Se rimango a piedi poi mi viene a prendere lui. Stacca la fava, pulisce, $10 a notte. Un po' di sporco io lo posso anche fare. Ma come sempre il sole si vede solo dopo la tempesta, infatti il pomeriggio riserva piccole sorprese. La dacia proprietaria dell'alloggio accompagna i giovanotti a sguazzare nel Nilo con i suoi figli e al seguito organizza una partitella a calcio con i locali, decisamente più in forma dei nostri eroi. Il caldo intenso della notte ha provato un po' tutti, ma vogliosi di ripartire, ragazzi si dirigono verso gli uffici doganali. La mattina passa veloce e si ritrovano di nuovo pronti a partire all'ora più calda della giornata, devastante. Ovviamente il gruppo di matti decide per la strada più difficile, costeggiando il Nilo così si dirigono su una spiaggia dove una piccola imbarcazione li avrebbe portati sulla riva opposta, per continuare la corsa attraversando la parte più impervia del deserto nubianese. Da qui la povera poderosa, dotata di una gomma di contrabbando decisamente non all'altezza, inizia ad arrancare.
Tante cadute e infossamenti. Arriva finalmente alle porte. La notte stava per calare e ai ragazzi pareva che non ci fosse il miglior posto dove fermarsi a dormire se non in una tenda nel bel mezzo del deserto. Siamo appunto arrivati a Karima. Abbiamo fatto oggi tantissimo deserto, delle strade improponibili. Ci hanno sbarrato la strada, ci è toccato entrare appunto proprio dentro il Nilo, si è preso una piccola buona imbarcazione che ci ha portato sulla riva, sulla sponda opposta, e poi da lì veramente la desolazione. Un caldo così penso in vita nostra non no, mai. Veramente capo più che altro che siamo partiti a mezzogiorno e abbiamo fatto fino alle 4:30 sotto il sole. Scusate gli stronzi. Ci sono gli scozzesi che stanno... Ci sto preparando a mangiare dopo aver campeggiato. C'è il tramonto, siamo nel deserto. Guardate, c'è il deserto. Questa è la loro moto, che è la nostra di là. Oggi abbiamo di là perché non... 4-5 cadute, non impossibile, bagagli sulla sabbia, una cosa. 4-5 cadute. Anche perché guardate la sabbia com'è. E qui sdraiati, rivolti verso il cielo, le stelle fanno scordare la fatica della giornata. Torna il sorriso e la voglia di godersi l'attimo, di respirare a pieni polmoni una forte sensazione di libertà. All'alba subito in piedi, per affrontare una giornata decisamente impegnativa. Il tragitto prevedeva solo deserto e, come purtroppo si poteva immaginare, il caldo percepito era insostenibile. Così, dopo solo un'ora di viaggio, i ragazzi si sono arresi, per riposarsi all'ombra di un baracchino. Una volta ripartiti tra rifornimenti di benzina e acqua, riescono a raggiungere una zona industriale, poco suggestiva, ma dove era però possibile acquistare viveri. Il tempo di trovare il necessario per tornare in fretta nel deserto, alla ricerca di un nuovo posticino dove accamparsi. Il posto era una zona turistica, in prossimità delle piramidi, quindi le visite non sono mancate, gente sui cammelli e in sella d'asini, e infine bambini intenti a vendere loro statuette e collane. I ragazzi non sapevano più dove scappare. L'unica soluzione era allontanarsi di qualche chilometro per montare le tende in santa pace. Con il sole che cala, l'atmosfera diventa stupenda, il deserto regala scenari incredibili e le stelle non sono mai state così luminose. Arci il piccolo rifocilla tutti con pasta al pomodoro e tanto, tanto aglio. Guardate come si lavano i piatti, altro che con l'acqua. Con la sabbia. Che brutto uomo che è. Tanto non capisci, bastardo. Guardate cosa ci hanno insegnato i nostri amici scozzesi, a lavare i piatti con la sabbia. Tipo come la paglietta. Ma c'è anche Marco, sì, letto. Guardate che a me mastrolendo. Purtroppo però l'aglio era veramente troppo per lo stomaco di Ferroale, che ha trascorso nel più suggestivo e romantico scenario la peggiore nottata della sua vita. Ale questa mattina non voleva saperne di alzarsi, la nottata trascorsa non gli aveva permesso di chiudere occhio e tutto quello che desiderava era un lettino su cui riposare. Mentre borbottava come un ottantenne, gli si avvicina un bimbo per vendergli una statuetta e nella speranza che questa potesse portargli un po' di fortuna, gliela compra, dando al piccolino così un po' di felicità. Amuleto in tasca e di nuovo in marcia. Buona sorte, la giornata è stata scandita da mille soste per recuperare le forze, 6 ore interminabili di viaggio con 52 gradi, le manopole del manubrio ormai si stavano sciogliendo tra le loro mani. Verso le 17 finalmente raggiungono Katru, la città era molto bella e i ragazzi scozzesi riescono a trovare una sorta di ostello che pare ad Alessio una manna dal cielo, la visione celestiale di un materasso era davvero un sospiro di sollievo.
Giornata tecnologica. Marco e Ale si mettono in moto alla ricerca di una connessione per aggiornarci caricando foto e video sul sito di Claudia e su Facebook. Non potevano chiedere di più quando vedono un rivenditore Apple. Qui gli assistenti alla vendita si sono dimostrati davvero disponibili, li hanno supportati e supportati per 3 ore, mettendo a disposizione anche un computer di ultima generazione. Qualche foto di rito per trascorrere il resto della giornata in maniera soft, riposandosi sì, perché la stanchezza si faceva sentire sia sulla mente che sul corpo. L'Etiopia era vicina, ma bisognava essere carichi al 100%. Altro giorno di saluti. Le strade con la compagnia scozzese si dividevano e i nostri ragazzi dovevano arrivare al più presto a Sondo. La malinconia si faceva sentire forte, ma la promessa di rincontrarsi non appena possibile rendeva l'addio per tutti un po' più dolce. La strada per Geredef andava battuta velocemente e sebbene i cartelli stradali non esistessero, l'aiuto fondamentale di qualche persona ha indirizzato i ragazzi a intraprendere la strada giusta. Lo scenario continuava a cambiare, il deserto lasciava spazio fitte coltivazioni, serpaglie e gli alberi costeggiavano la carreggiata. I colori cambiavano di continuo e l'Etiopia sembrava sempre più vicina. Dopo 420 km finalmente, i ragazzi raggiungono Geredef. Le case di paglia e i campi dove stanno lavorando gli agricoltori ricordavano un film ambientato in tempi lontani. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Notte insonne per via del caldo eccessivo e per la mente che non riusciva a fermarsi. I pensieri della notte si rivolgevano alla tratta che oggi li avrebbe portati in Etiopia. La strada non è delle migliori. Vento caldo e afa erano i loro unici compagni di viaggio. 150 km vengono percorsi a stecca per raggiungere subito il confine e dopo qualche breve sosta per bere e reidratarsi, l'orizzonte ripagava i giovani della fatica della giornata. La frontiera con l'Etiopia non era più un miraggio. Il posto di blocco era una specie di paesino eretto apposta per ospitare gli uffici della frontiera e miracolosamente questa volta i tempi per gestire le pratiche burocratiche sono stati davvero brevi. In 15 minuti i ragazzi erano liberi di andare. La gioia di quel momento era forte, il sogno diventava concreto, diventava realtà. Il paesaggio etiope offriva altri scenari, le scimmie attraversavano la strada tranquille e le mucche al pascolo bloccavano spesso il passaggio. La strada era invasa da chiunque, ma fortunatamente Ale e Marco iniziano ad alzarsi di quota. L'aria diventa più fresca e respirabile, la bellezza delle montagne e il verde davanti ai loro occhi li sbalordivano. Per rimanere altrettanto sbalorditi poi alla vista di un ciclista preso a pedalare per una salita davvero difficile. Questo era un altro scozzese, amico di Chris & Company. Chissà cosa si fumano in Scozia. I ragazzi pensavano di essere dei pazzi, per scoprire che c'è chi è ancora più fuori di testa di loro. Finalmente arrivano a Gonder, trovano un albergo e nel pomeriggio fanno amicizia con un personaggio locale, il quale li porta a visitare il centro di questa meravigliosa città. Stanotte Ale e Marco dormono bene, si svegliano tranquilli e riposati, pronti per una ricca colazione in un bar del centro. Direzione Bairdar. La strada era piena di curve, il paesaggio montano si faceva vedere e sentire, e si facevano sentire anche i bambini, alcuni salutavano e altri tiravano dei sassi malcapitati. L'aria era pulitissima rispetto al Sudan, finalmente un'altra temperatura più mite. Arrivati a Bair, i ragazzi si trovano di nuovo spaesati. Era incredibile come le ambientazioni potessero cambiare in una manciata di chilometri. Così si sono trovati di fronte palazzi, banche, hotel e negozi, quasi come se fossero in un altro stato. La strada era a 2 corsie in entrambe le carreggiate, divisi da enormi palme. Davanti ad un paesaggio paradisiaco si faceva sentire la voglia di fare i turisti. Così di corsa trovano un hotel, sistemano i bagagli e armati di reflex l'unica cosa da fare era andarsene a zonzo e godersi il pomeriggio. Visita alla Gotana, su cui sorvolavano diverse specie di uccelli, tutti coloratissimi e canterini. La vegetazione faceva da padrona e gli alberi secolari ne erano la cornice. Sveglio alle 6. Il letto singolo per 2 era romantico, sì, ma non comodo abbastanza. E l'unica cosa da fare era alzarsi e preparare tutto il necessario per affrontare un lungo tratto di strada, su e giù per le montagne. La domenica si viaggiava benissimo, le strade erano libere e Ale e Marco si fermavano solo perché incuriositi da alcuni cavalli vestiti con tessuti multicolore e gruppi di persone con abiti stravaganti. Si trattava probabilmente di una grande cerimonia. Il paesaggio ha colpito Ale dal primo chilometro. Tutte le case sono costruite con paglia e legno e le foglie sulle piante sono di un verde smeraldo. Ogni curva alla vista dall'alto toglieva il fiato. Superato un tratto in manutenzione dove stavano lavorando operai e capocantieri, è ripreso con un passo più sostenuto. E una nuova sorpresa per i ragazzi li attendeva.
Senza rendersene conto, si trovavano davanti alla Rift Valley, una fossa tettonica geologica che si stende per circa 6.000 km dal nord della Siria al centro del Mozambico. Facendo una ricerca veloce sulla Rift Valley, ho scoperto che recentemente sono stati trovati nella zona dell'Etiopia orientale i resti di due antenati ominidi, scimmie antropomorfe risalenti a 10 milioni di anni fa, ma tranquilli, abbiamo la certezza che Ale e Marco ora siano in sala con voi. La vera natura dell'Africa era la natura stessa e i ragazzi l'hanno capito subito. I motociclisti erano incantati dall'incredibile ambientazione e si sarebbero volentieri fermati a meditare per qualche ora, ma i chilometri da fare erano ancora molti ed era necessario rimettersi in moto per poter raggiungere la capitale. E guardate dove siamo. È veramente una figata. Partiti stamattina presso la Bahia Dar e adesso stiamo raggiungendo Addis Abeba, mancano ancora 200 km, le strade fanno un po' cagare, però dai, piano piano ci arriviamo. Adesso vi faccio vedere Marco. Cioè, paura, mai stato così alto in vita mia. La mochina va bene, qui le altre si stanno fermando tutte per via dell'altezza, saremo su 3.200 mi sa. Una volta raggiunta Addis Abeba, sono subito riusciti a trovare una camera disponibile dove sdraiarsi e riposare. Chiudendo gli occhi, era ancora impressa l'immagine delle meraviglie viste durante tutta la giornata. I ragazzi erano vicinissimi alla meta. Roberto Rabattoni, presidente del Centro Aiuti per l'Etiopia, ha accolto i ragazzi con un grande sorriso in volto e ha raccontato loro la sua storia e da dove provenisse la sua dedizione al volontariato in terra etiope, rivelandosi subito una persona eccezionale. Ancora 380 km per raggiungere Arica. Guardandosi intorno, i ragazzi si sentivano completamente fuori dal mondo. Gli uomini si prendevano cura delle loro coltivazioni con vecchio arato e le donne trasportavano grandi cesti sulle loro teste. Il tempo si era davvero fermato. Una volta giunti ad Arica, Daniel, che era l'autista del pullman del centro aiuti, aspettava i ragazzi per accoglierli e presentarli a tutti. Una grandissima emozione per Ale e Marco. I ragazzi ce l'avevano fatta. Un abbraccio infinito tra Ale e Marco racchiudeva una moltitudine di sensazioni. La gioia di aver raggiunto l'ospedale di Claudia riempiva i loro cuori. Era un sogno realizzato, una promessa mantenuta, uno sguardo verso il cielo e verso il compagno di viaggio prima di varcare la soglia dell'ospedale, carichi di emozione.
Allora, questo è il nuovo ospedale di Sondo, voluto dal Mauro Masini alla memoria della sua carissima scomparsa Claudia, voluto fortemente, fortemente da lui e da tutti gli amici di Novara. Questo è dove arrivano l'ambulanza, arrivano le ambulanze, arrivano sotto il portico e poi andiamo avanti, vediamo l'entrata. Direi che è un ospedale veramente italiano, perché poi dopo faremo un confronto col video che avete fatto dall'altra parte, possiamo dire un ospedale bellissimo, manca ancora gli arredi, però è un ospedale molto bello. Facciamo presente che abbiamo messo anche i serramenti in alluminio, abbiamo fatto una cosa veramente bella, grazie al vostro aiuto. Qua abbiamo l'accettazione, qua verranno 1, 2, 3, 4 scrivanie. E poi abbiamo l'archivio, dalla finestrella passano tutte le pratiche. Ripeto, ancora non è arredato, ma qua verranno delle panchine che gli ammalati aspettano, si siedono, tutte panchine intorno di ferro e di legno. E metteremo anche un corrimano sulla parete, perché non c'è ancora. Per chi non riesce a camminare può fare tutto il giro. Qua sotto abbiamo delle camere, degli ambulatori, e facciamo il giro a vedere. Questo è l'archivio, come abbiamo detto prima, qui verrà tutto degli scaffali in ferro, che può cogliere tutte le pratiche, siccome non è un mi devo fare tutti i pantoni, verrà tutto pieno di scaffalature e soprattutto di pantoni, che quando torno dopo un anno o dopo due vanno a cercare la pratica per vedere tutto l'ordine. Nel futuro verrà anche computerizzato, però per il momento abbiamo dei corsi, siamo andati un po' con la quindi è un po' difficile. Questo è un gabinetto dentistico del dottor Francesco di Brescia, che ci ha regalato, l'abbiamo in Italia, ci ha regalato tutto un gabinetto dentistico che verrà anche lui a lavorare. Poi si cerca, anche lui cercherà degli amici, a rotazione verranno tanti dentisti, anche questo è molto importante, perché qua i dentisti non è facile trovarli, no? E volevo metterlo nell'altro ospedale, ma era appunto, non c'era sta dentro. Qua abbiamo già messo questo, poi mettiamo un compressorino qua e riservo che non si sente rumore, una cosa molto. Questo è ancora il magazzino che è chiuso, dell'impresa, che ci sono dentro ancora le pitture, manca da... e non c'è la chiave. Questo è un altro ambulatorio, uno o due ambulatori, come vedete abbiamo messo il lavandino per l'Italia, dico cosa stai dicendo, ma qua, come avete visto all'altro ospedale, acqua non c'è. E allora segnaliamo che abbiamo per questo, perché come ho detto prima l'abbiamo fatto l'italiano, loro non è etiopica. Loro prendono un bidone dell'acqua, lo mettono lì, si lavano le mani per una settimana, invece qua abbiamo tutto l'impianto, acqua pulita. Poi questo lo vediamo perché è una continuità. Abbiamo bagni uomini e bagni donne, tutto piastrellato, molto importante, perché anche nelle camere grosse abbiamo fatto il bagno, però per tutto il pubblico abbiamo 4 bagni più una doccia, cosa che non esiste negli ospedali in Etiopia. Questo abbiamo la scala a salire nel primo piano, che il progetto era fatto così, perché con la sedia o con la barella portavano su gli ammalati.
Allora anche per quelli di Novara che abbiamo detto un costo e poi è cambiato, e l'ospedale resta per sempre una cosa che non era accettabile, così progetto fatto dal governo. Allora abbiamo fatto questo scivolo che con le barelle possono salire e scendere comodamente, ma non solo, anche a piedi, chi non riesce a fare i gradini passerà da questa parte. Sì, sì, sì. Questo viene un altro ambulatorio, non precisiamo cosa verrà perché dall'Italia hanno i container da spedire. I miei colleghi dall'Italia sono un po' in ritardo a mandare i campioni. L'ospedale qua comunque è finito al 99%, ripeto, mancano le panchine, le cose che dobbiamo fare qua, manca il corrimano per accompagnarsi. E non solo, i vecchi volevano mandarli dall'Italia, ho fatto dei calcoli, adesso vediamo anche i vecchi, li ho fatti fare qua, che ci costa 60 euro. E là in Italia ci hanno regalati, però il trasporto costa di più, che 60 euro, molto di più. E ci mancano i materassi, le coperte, i cucini, lenzuola. Io penso che con 110 euro faremo 2-4 lenzuola, coperte, cucini. Costo totale finito, non solo. Non c'è la cultura di avere gli armadi e i comodini negli ospedali, come avete visto, mettono tutto sotto il letto, è una cosa veramente... Qua abbiamo fatto fare anche quello, adesso lo vediamo. Questo è un altro ambulatorio, sono molto belli e luminosi, abbiamo anche una buona luce. Allora, vi faccio presente anche non solo la ceramica che abbiamo messo, anche le porte sono di prima qualità qua, molto, cioè difficilmente vedere delle porte così. Questo è una camera che poi i letti vanno smistati perché l'abbiamo raggruppati così, i letti che abbiamo fatto fare qua, una formica di ferro, robustissimi, gli armadi. Non è che diamo un armadio ogni letto, ma ogni due letti mettiamo un armadio. Abbiamo previsto anche due, perché uno magari appende la sua roba qua e l'altro lo mette di lì. I comodini sono ancora meno appariziani, però i comodini bellissimi, rivestiti in formica, che dureranno per sempre. Lavarsi qua, ma poi bisogna tenere sempre pulitissimo. Che lei ci riuscirebbe dei robusti? Sono giustissimi, qua possiamo andare su anche il centro, per osservare, cioè, infatti, 60 euro. Se si sanno anche quando sparca, perché... No, non siamo solo. Questa è un'altra camera per dei genti. Quando abbiamo le camere grosse, oltre ad avere i bagni pubblici, abbiamo fatto anche il bagno per la camera. Lavamani, doccia e turca col boiler e diamo anche l'acqua calda. Che è una novità. Sì, per loro è una novità, non hanno neanche l'acqua corrente, non è... Ah, bellissimo. Io ricordo di aver detto al governatore questo, è un po' incredulo, che sarà sì l'ospedale più bello dell'Etiopia, non il più grande, perché sono 1500 metri, ma gli ho detto anche che sarà l'ospedale più bello, ma il più funzionale, più attrezzato. E ha capito dopo, sempre commosso quando viene a vedere l'ospedale, perché l'ospedale c'è neanche bisogno di guardare al centro. Devi italianizzare. Il scivolo qua, ecco, il grosso lavoro che abbiamo fatto è lo scivolo che non era previsto. Allora, la rampa l'abbiamo fatto volutamente in cemento, non liscio, dove si scivola. Invece laterali abbiamo messo la ceramica, perché le parete sono...
qua dopo facciamo arrivare una resina dall'Italia, che vogliamo capire. Questo non ci costa niente, ma lo facciamo, lo rendiamo migliore. Un'altra opera in più abbiamo fatto, l'ospedale lo abbiamo finire a questi soffitti qua. Lì abbiamo fatto un piano sopra per chiuderlo, perché doveva essere aperto, facendo aperto pioveva dentro. Però abbiamo messo quei lucernari lì per dare luce. E poi nella stagione secca vengono aperti, così c'è l'aria, fanno fuori. Come se fosse una porta interna. Esatto. E nella stagione di pioggia viene chiuso. Manuali. Sì, va bene. Sono i telecomandi qua. Anche qua sopra abbiamo fatto un corrimano, prendo un tubo come questo, che viene messo tutto intorno, che così gli ammalati, quelli che fanno fatica, possono lavorare. Anche qua facciamo delle panchine di legno, tutto intorno, legno e ferro, per l'ammalato che viene fuori si può sedere. Rispetto all'ospedale. Qua vediamo altre camere, sempre con bagno. I letti devono essere divisi, adesso sono provvisori, ma poi vengono diminuiti di numero e sparsi nelle varie camere. Questo è la grossa. La differenza che avete visto dall'ospedale là, finestrine piccole, buie, non arieggiato, qua viene... Invece c'è tantissimo. Abbiamo messo anche i vetri un po' oscuranti per non mettere le tende, perché le tende la trattengono poi più. Per la polizia. Qua si ripete su tutte le camere che verranno messi i letti, abbiamo 75 letti, vengono messi distribuiti bene nelle camere, con l'armadio e il comodino. Qua abbiamo fatto la porta larga che si apre, che si entra anche con la barella, anche là, nella sala operatoria. Molto grande, come camera, avete visto? Comunque i letti sono in abbondanza, dove manca tiriamo via e mettiamo a posto. Facciamo la disposizione provvisoria. Questo qua è un'altra sala, ma che diventa pediatria. Pertanto questi letti andranno in un'altra camera, ma dall'Italia poi arrivano i lettini per i bambini pediatrici, perché qua vicino abbiamo la sala parto e travaglio, molto bella, molto luminosa anche questa, non dovrebbe morire, molto bella, però ci facciamo prendere dall'entusiasmo, diciamo molto bello. Prendo bambini, poi abbiamo anche di qua, che è una cosa unica. Allora, l'abbiamo messa in questo punto proprio perché le donne dell'Ulaica hanno un bacino, la maggioranza un bacino stretto, e tanti bambini nascono non in ospedale naturalmente, ma a casa, sul pavimento di terra, poi li prendono per la testa per farli nascere e poi restano rovinati per tutta la vita. Le donne del Collaica hanno il bacino stretto e non hanno, sono tutti poverissimi, arrivano dai villaggi, non possono venire in ospedale. E anche una cosa importante da dire è che l'ospedale senza i soldi non si entra, bisogna pagare. Qualunque cosa succede, qualunque malattia grave, non si entra nell'ospedale perché senza soldi anche il governo non può disporre di pagare per gli ammalati. Tra l'altro stiamo pagando tantissime, oltre all'operazione donne,
L'anno scorso abbiamo curato 342 malati, varie malattie, dai tumori e operazioni. Allora queste donne che hanno bambini nascono nelle capanne, poi vedono di terra, lì siamo all'età di Gesù Cristo, quando nella capanna, nella mangiatoia lì è la stessa cosa, poi non ci sono persone specializzate, prendono per la testa, tanto è vero, abbiamo tanti bambini ritardati nel centro di accoglienza Giovanni Paolo II, che sono tanti bambini ritardati qua. Allora vorremmo fare anche un progetto, una raccolta di fondi e sensibilizzare chi più poveri di poter venire qua in ospedale per partorire qua. In quelli che hanno un bacino stretto, allora con l'apparecchio escono e vanno direttamente alla sala operatoria, così fanno il taglio cesareo. Allora, pediatria dei bambini. Qua abbiamo i bagni, andiamo a vedere la sala operatoria. Qua abbiamo lo studio dei medici, che offrono dei chirurghi. La barella è un po' meglio, le barelle si fermano qua, si fa la prima operazione. Questa è la sala operatoria che arriva l'attrezzatura dall'Italia. Qua abbiamo il lavamani per i medici e qua abbiamo uno spogliatoio per i chirurghi. E qua invece, quando hanno fatto il taglio cesareo, in questo caso perché si fa tutte le operazioni, escono qua, vengono messi i vecchi, le mamme e anche con il bambino che sta morendo dalla parte. Questo è un progetto molto importante per questo. Penso quasi una parte più importante del. Le camere là, come ho detto, i letti vengono divisi in parti uguali verso, sono stati messi così. Però qua verrà il lettino per il neonato e in più arriveranno anche delle quando nascono prima o che sono messi là. La culla termica, perché tanti bambini muoiono, anche da noi muoiono perché abbiamo anche le coperte termiche ma non vanno bene. Allora, una l'abbiamo già in aeroporto, abbiamo già delle promesse in Italia che ci arriveranno le culle termiche. Spero. Comunque dovrebbero arrivare 3-4 container di roba e io spero nell'arco di 2 mesi che tutto sia arredato e funzionante. L'unica cosa che l'ospedale di Bergamo hanno ospitato mandare i container perché ci regalano una sala operatoria e poi i tempi burocratici adesso hanno detto 2 mesi, allora facciamo partire il contare, arriviamo tutto e poi e provvisoriamente si farà ancora l'operazione di là, però questo deve funzionare nell'arco di 2-3 mesi funziona tutto. Adesso ci puoi vedere la parte sopra. Un'altra cosa importante è che abbiamo fatto quel sopraelevato qua, che non era il direttivo, con la scala. Abbiamo fatto un magazzino, ma poi lo vediamo dall'esterno, vi ho fatto delle solette, queste sono solette portanti e abbiamo uno scorta di 30 delle vasche, uno scorta di 30.000 litri d'acqua, perché questa è sotto, è la capitale del Volaita, però manca l'acqua, anche dove abbiamo l'accoglienza dei bambini abbandonati, anche là avete visto abbiamo i bisogni dell'acqua. Sì, in ospedale non si può fare quelle cose lì, che poi infezioni, e allora abbiamo l'acqua di scorta. Io direi andiamo a scendere perché poi quando facciamo le cose ci facciamo prendere dalla mano. E avevo fatto una telefonata in Italia, siccome l'attacco c'è a Addis Abeba, al centro dell'Etiopia, al nord non c'è, al sud non c'è. Allora abbiamo trovato un attacco
molto bella, per rigenerata come nuova, a un prezzo molto interessante. E allora abbiamo fatto, l'uso dopo, perché prima parti per fare una cosa piccola, poi ciò che facciamo, facciamo. E quando gli ho detto al governo del sud che mettiamo l'attacco, mi hanno preso, veramente, mi hanno alzato un po' per piccare la testa, tutto, ma non scherzo, veramente, l'attacco. Sì. Allora, nord non c'è, sud non c'è, c'è solo Addis Abeba, però sono 3 o 4. Una, chi ha i soldi può andare per l'attacco perché devono pagare, però c'è una lista magari di mesi. Allora mettiamo un attacco qua al sud che copre tutto il sud, è grandissimo il sud. Parliamo che l'Etiopia è 3 volte e mezzo all'Italia. Abbiamo visto noi in moto. È 3 volte e mezzo all'Italia, è molto importante avere, perché anche con l'attacco, quando capita l'incidente, l'emorragia, quando l'attacco riescono a operare, altrimenti tanti muoiono, insomma. Cosa molto importante. Adesso scendiamo dalla scala e vediamo il pezzo che abbiamo fatto dopo, anche quando non era previsto. Però per completarlo, come ho detto prima, sarà l'ospedale più importante dell'Etiopia questo, non del sud. Ecco, se vi ricordate, lì abbiamo fatto tutte le piastrelle gialle per riparo delle... E qua abbiamo già pezzato, qua continua ancora come lo scivolo, tutta la piastrella gialla, che le barelle escono, chi deve andare a fare la radiografia o l'attacco. Allora, sembra di andare all'esterno, ma in effetti qua facciamo una cupola, e la chiusa viene chiusa. Un muro alto così, questo lo scivolo, e poi tutto serramenti con i vetri e diventa un interno. Allora questo diventa sempre estrellato perché passano le barelle, qua si gira così, andiamo là, viene finito ma tutto coperto e resta un interno, la continuità insomma. Dentro una parte integrante con l'ospedale, sì, perché la sala radiologia era prevista là in fondo. Adesso, visto che abbiamo fatto la sala TAC, non avevamo spazio, allora abbiamo messo questo pezzo in più. Abbiamo, vediamo se riusciamo a entrare. Qua sarà l'ingresso. Allora oggi è domenica, i muratori non ci sono, hanno chiuso la porta, come abbiamo visto si entra così, qua abbiamo la sala TAC, buio, perché deve essere buio, e lì abbiamo la radiologia, e qua abbiamo un ufficio per l'operatore dell'attacco e per la radiologia. Lasciare anche dei muri, la larghezza dei muri apposta per appunto quelle... Sono fatti a norma, sono 40 cm, fatti in mattoni pieni, dove i raggi non passano, anche la soletta. Adesso lo vediamo un po' bruttino, ma diventa come l'altro, viene controsolpittato, pitturato, pavimenti in ceramica. Comunque se la struttura è finita, non manca poi tanto. Ma io direi che siamo 75-80%, 80% sicuri. Nell'arco di un mese questo è finito. E poi, come tutti gli ospedali, hanno bisogno di un magazzino. Qua dal cortile che abbiamo visto prima, con una ruspa, facciamo una ruspata e qua arriva il cambio per le attrezzature che magari devono essere riparate. Si fa anche la farmacia con tutti gli scaffali, quanto un bel lavoro. Ecco, di là avete visto l'intelaiatura per tenere il soffitto, poi viene tutto
fatto con questi pannelli di legno, poi pitturati, diventa una cosa anche bella. Questo magazzino, ripeto, qua faremo solo una lisciata di cemento, non ci mettere la ceramica, per aggirabirne la ceramica. Io penso che tutti gli amici di Novara, e soprattutto Mauro, il dottor Sani, che è un carissimo amico che è venuto qua a operare, un neurochirurgo, uno dei migliori che ho conosciuto, l'ospedale maggiore di Milano, di Novara, saranno molto contenti di questa opera. Alla memoria della Claudia, che so che è conosciutissima a Novara, e la Claudia sicuramente dal cielo ci vede, sarà contentissima anche lei di questa opera, volutamente anche da lei richiesta e purtroppo è entrata già nella Gerusalemme celeste del cielo, che il Signore la prenda nella sua gloria per tutte queste opere qua. Come dice San Paolo, la fede, la speranza e la carità, questa è la carità più bella che potete fare. Allora io dico, Mauro, impegnati di più, perché abbiamo speso tanti soldi, dobbiamo arrivare alla fine a pagare anche questo debito. Io non ho dubbi, Novara sono molto generosi e arriveremo anche a fare questo. Dobbiamo fidarci anche del Signore, della Divina Provvidenza, abbiamo fatto tantissimi progetti, tutti sono stati realizzati e pagati, anche questo verrà fatto. Io ti ringrazio, Mauro, per la scelta che hai fatto, ringrazio il dottor Sani che ti ha accompagnato, ti ha spinto a fare questo, e tutti i tuoi amici, che qualcuno ha conosciuto, la mamma di Claudia e i parenti di Claudia. Io dico che il Signore vi ricompensi per quello che avete fatto. E grazie anche a voi che avete fatto questo viaggio massacrante, perché è impensabile arrivare da Novara in Etiopia. Grazie dal profondo del cuore anche a voi che avete pubblicizzato questo ospedale, che sicuramente avrete i vostri frutti, i vostri frutti e la vostra ricompensa. Non da noi, ma dal Signore. Ringraziamo. Facciamo anche noi. Allora, noi ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto, perché grazie anche agli sponsor che siamo qui. È stata una bella avventura, sicuramente molto dura, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo qui a far vedere l'ospedale, grazie anche a Rabattoni, che è una persona molto molto speciale, e ringraziamo tutti. Sì, abbiamo avuto appunto una grande possibilità appunto stare qui, perché abbiamo potuto insomma osservare delle cose che non ci aspettavamo. Abbiamo fatto una visita all'ospedale vecchio e questa è veramente una mano dal cielo, una mano dal Signore, quindi siamo molto contenti di essere qui, poterli appunto toccare con mano tutto questo, e nulla, ringraziamo appunto chi ci ha permesso di essere qui ora. Grazie. Ringraziamo anche Mauro. Ciao. Uno dei più importanti progetti che il Centro Aiuti per l'Etiopia ha fatto in Etiopia è stato il progetto Operazione Donna. È iniziato nella seconda metà del 2007 e si è concluso l'anno scorso in dicembre. Quindi in 6 anni circa sono state operate 5.214 donne, tantissime donne affette da prolasso dell'utero. Il prolasso dell'utero è sostanzialmente un decadimento dell'utero che fuoriesce a causa dei numerosi parti mal assistiti che la donna media in Etiopia ha, circa 5-6 figli,
quindi i numerosi parti che sono stati alternati ad attività lavorative pesanti, come ad esempio il trasporto di legna, il trasporto di sassi, il trasporto di taniche d'acqua, quindi tutti i lavori faticosi che vengono subito fatti anche subito dopo un parto, quindi senza rispettare magari un periodo di riposo. All'interno dell'ospedale pubblico di Sodda abbiamo sistemato un'ala in cui venivano ospitate queste donne, che venivano poi operate all'interno della sala operatoria dell'ospedale. Quindi l'organizzazione del progetto prevedeva non soltanto gli interventi chirurgici, ma anche tutta la parte precedente post-operatoria. Il costo dell'intervento era di 250 euro a donna e prevedeva intervento chirurgico, ma anche questa fase di raccolta, quindi le spese di trasporto, le spese di sostentamento della donna, anche di diciamo fornitura di biancheria, comunque veniva non solo alimentata ma anche appunto le veniva fornito anche un piccolo quantitativo di biancheria e di vestiti, e poi intervento chirurgico e poi visita post operatoria per poi ritornare diciamo nella propria casa. Il più importante progetto che è mai stato fatto in Etiopia. Questo perché? Perché ha portato dei benefici immensi, non soltanto perché sono state operate oltre 5.200 donne, ma perché l'effetto dell'operazione su una donna si è propagato su tutto il nucleo familiare. Quindi una donna che ha problemi di prolasso dell'utero viene emarginata dalla famiglia, quindi il marito non la vuole più, viene lasciata fuori dal nucleo familiare. I bambini, che abbiamo detto essere tipo 5-6 per donna, vengono lasciati sulla strada, quindi si alimenta il fenomeno dei bambini di strada. La società se ne risente, viene influenzata in negativo, bambini non controllati, non seguiti, bambini che rimangono sulle strade e donne emarginate. Il Centro Aiuti per l'Etiopia è un'associazione ONLUS che ha sede a Verbania Fondo Toce. È stata fondata nel 1983 su iniziativa di Roberto Rabattoni, che è l'attuale legale rappresentante e presidente dell'associazione. Roberto, a seguito di un'esperienza di adozione della sua primogenita Elena, si è imbattuto nel territorio dell'Etiopia e si è rimasto letteralmente colpito dalla povertà di questo paese, tant'è che rientrando in Italia ha deciso di raccogliere, con collaborazione con i suoi compaesani del piccolo centro di Mergozzo, generi di prima necessità, vestiti e tutto quanto era possibile raccogliere proprio per soddisfare i bisogni primari di questo paese. Sono partiti i primi container contenenti questi beni di prima necessità e poi si è proprio allargata anche con il passaparola questa esperienza di raccolta fondi, ed è stata fondata questa associazione. In un primo momento era molto piccola, quindi sì, le cifre raccolte erano piccole, però poi man mano si è allargato anche con il passaparola e la testimonianza diretta di Roberto questa diciamo emergenza di far fronte ai bisogni di questo paese, e l'associazione si è ingrandita. Ad oggi sono circa 35.000 i bambini adottati a distanza grazie ai benefattori che hanno dato fiducia alla nostra associazione. E in più sono state fatte oltre 80 opere, dai centri di accoglienza, dai pozzi per l'acqua, dai piccoli ambulatori, da opere proprio a servizio della popolazione orientate a risolvere i bisogni primari. Bisogni primari che sono il sostentamento, che sono l'istruzione, che sono le cure mediche. L'ente, il nostro ente, Centro Aiuti per l'Etiopia, è anche autorizzato dalla Commissione Adozioni Internazionali di Roma per l'adozione giuridica, e dagli anni 80 fino ad oggi sono oltre 2.300 i minori che sono stati accolti in famiglie italiane, in coppie con decreto di idoneità, le quali hanno costituito, grazie anche proprio a titolo quasi di ringraziamento verso l'associazione, si sono adoperate per attivamente come volontari e diffondono nei loro territori, che sono quindi tutto il nord Italia e anche un folto gruppo di genitori adottivi della zona di Benevento, hanno costituito dei veri e propri gruppi e sono diciamo la nostra linfa vitale
perché testimoniano le nostre attività alle persone, ai potenziali benefattori, e ci aiutano, diciamo, a raccogliere fondi per le nostre attività in Etiopia. Roberto in Etiopia è costantemente presente, quasi 11 mesi, quasi tutto l'anno, quindi segue con assiduità quotidianamente l'andamento dei progetti, e sempre animato dal suo spirito, dalla sua forte fede e dal suo spirito di non mettersi mai a riposo, quindi sempre in attività, sempre per allargare l'aiuto, perché le esigenze in Etiopia sono ancora tante. Difatti ci stiamo diciamo allargando la nostra bacino di aiuto anche in zone nuove di recente, e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quanti i benefattori che ci hanno aiutato fino adesso, e per lanciare sempre dei nuovi appelli, perché le esigenze in Etiopia sono davvero tante. Purtroppo è un paese che ha ancora bisogno, si muore quotidianamente per malattia, per assenza di cibo, per assenza di acqua, per infezioni, anche per banali malattie che noi qua in Italia curiamo con facilità. Quindi allarghiamo ancora l'appello, perché abbiamo ancora bisogno di tutti. Il centro accoglienza di Reka è un fiore all'occhiello del Centro Aiuti per l'Etiopia. È una struttura polifunzionale che è stata inaugurata il giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, quindi il 1 maggio del 2011, ed è proprio intitolato a Giovanni Paolo II. È un centro di accoglienza che è finalizzato all'accoglienza dei bambini, e in particolare dei bambini disabili, quindi quella categoria che viene marginata già nella società sviluppata, ma ancora di più in una società che fa fatica a soddisfare i bisogni delle persone normali, diciamo normodotate. È una struttura molto articolata, nel senso che contiene al suo interno parecchi edifici. Ci sono due case di accoglienza, uno per i maschietti e uno per le femminucce, che accolgono proprio il centinaio di bambini che vengono qui ospitati e mantenuti. C'è un ufficio in cui è ospitata la direzione del centro e le adozioni di stanza, c'è un ufficio adozioni di stanza. Poi c'è una clinica, un piccolo ambulatorio con all'interno una piccola farmacia. Poi c'è un laboratorio costituito da 5 stanze, e nel quale due sono adibite a magazzino di vestiario, di calzature, e magazzino di cibo, e gli altri sono attualmente dei depositi, anche questi, di attrezzature. In un successivo momento verranno poi destinati ad essere dei laboratori. Poi abbiamo una cucina esterna e una cucina interna adibita ai pasti dei bambini. Abbiamo una mensa con un salone per i giochi annesso, anche questo destinato alla quotidianità dei bambini, quindi i pasti, pranzo e cena, e la parte relativa al gioco. Abbiamo una piccola scuola in cui vengono fatte delle lezioni quotidiane da una maestra che arriva dall'esterno, e dove vengono fatte anche delle lezioni di catechismo. C'è un campettino per la ricreazione, quindi un piccolo campo da calcio con anche un canestro, e dei giochi giostra e scivolo. Poi scendendo, sempre in questo compound, abbiamo anche una chiesa che verrà tra l'altro inaugurata il prossimo 27 di aprile, ed è intitolata il giorno proprio della canonizzazione di Giovanni Paolo II. È una chiesa molto bella, circolare, che riprende la struttura tipica etiope del Tukul, e che è stata anche affrescata da un pittore bresciano che ha donato la sua, diciamo, competenza nell'ambito dell'arte, ed è davvero molto, molto bella. Scendendo verso la parte, diciamo, più a sud, perché è un territorio, cioè un terreno scosceso, c'è cioè una parte in discesa, abbiamo i 9 tukulbi familiari che ospitano gli ospiti, le famiglie adottive, i volontari.
Ciascun tukul è appunto diviso in due parti, due piccoli appartamenti che hanno tre letti, tre posti letto ciascuna e un bagno con doccia. Poi abbiamo la parte di ricreazione e di refettorio famiglie, volontari e ospiti, con annesso la cucina. Scendendo ancora c'è tutta la parte relativa all'agricoltura, nella quale vengono diciamo coltivate dalla frutta, quindi la papaya al mango, l'avocado, al caffè, alla verdura, le patate, carote, tutti gli ortaggi. E questa parte, che è piuttosto ampia, permette di soddisfare il fabbisogno del centro stesso a livello di prodotti agricoli, ma anche quelli degli altri centri, quali per esempio il villaggio Madonna della Vita di Addis Abeba. Abbiamo vicino alla parte relativa alle culture, alla parte coltivata, una casa dove sono attualmente ospitati i ragazzi più grandi, quindi gli adolescenti. Poi nella parte più alta abbiamo un'altra casa molto bella, rivestita tutta in bambù, che è diciamo una delle costruzioni più recenti, che era per ospitare le ragazze adolescenti. Questa struttura è molto, molto bella, molto all'avanguardia, sia dal punto di vista dal punto di vista edile che anche dal punto di vista della concezione, perché vuole essere un servizio alla popolazione locale. Quindi tutti i lavoratori che hanno lavorato per edificare gli edifici sono proprio di Areca, quindi hanno contribuito a creare occupazione nella zona, ed anche gli attuali dipendenti, che sono circa 70, tra baglie, cuoche, donne delle pulizie, agricoltori, sono tutti appunto residenti diciamo nei dintorni di Areca. Quindi questa struttura ha degli obiettivi positivi, perché vuole aiutare i bambini in difficoltà, i malati di HIV, i bambini che hanno problemi motori, hanno problemi psicofisici e che sarebbero davvero in difficoltà in una quotidianità normale, ma in più dà lavoro alle persone del posto e quindi crea occupazione, aumenta diciamo, migliora le condizioni di vita della popolazione. All'interno anche del centro abbiamo ovviamente un pozzo collegato a due taniche che serve per l'approvvigionamento dell'acqua per l'intero centro, ma anche distribuisce all'esterno l'acqua tramite due fontane che sono proprio state pensate per essere a servizio della popolazione locale. Infatti la risorsa dell'acqua è la più importante per la popolazione ovviamente dell'Etiopia. È difficile reperire l'acqua perché i corsi d'acqua presso cui la gente si approvvigiona solitamente è acqua sporca e acqua infetta, quindi fornire una fonte di vita come l'acqua tramite un pozzo alla popolazione è diciamo una delle cose più basilari, da cui è il punto di partenza prima di andare a poi edificare dell'altro. Roberto ha intenzione, ha diciamo visto questa possibilità, cioè quella di realizzare un nuovo centro come quello che è stato realizzato ad Areca, quindi nel sud. Quindi diciamo fornire anche la parte ovest dell'Etiopia un centro attrezzato e polifunzionale come quello di Areca. Questa è la grande sfida per il prossimo futuro, che prevede appunto la realizzazione di questo centro. Sono già stati presi degli accordi per il terreno e questo centro sarà una sorta di centro gemello a quello di Areca, con le stesse strutture, con gli stessi obiettivi: arrivare sempre alle categorie più indifese, che sono quelle dei bambini e in particolare i bambini disabili e i bambini malati di HIV. Nelle tre settimane appunto che siamo rimasti lì ad Areca, nel centro d'Areca, è come se il viaggio si fosse fermato praticamente. Sì, abbiamo fatto un'altra sorta di viaggio. Siamo entrati in stand-by, diciamo. Sì, siamo entrati in intimità con il posto, con le persone, con l'Etiopia. Esatto. E appunto in questo centro d'Areca c'erano... insomma, siamo stati a contatto con questi 90 bambini,
la maggior parte di questi bambini non hanno né documenti, insomma non possono essere adottati né nulla, quindi rimangono lì stanziati, diciamo, a vita. Sì, a parte che hanno tutti i problemi, hanno il 30% all'AIDS, certi sono mutilati, certi non hanno famiglia, sono tutti problematici. Però grazie a questo centro qui riesce a raccoglierli tutti quanti e a dargli un sostegno, cercare di portargli avanti la sua vita e dargli un futuro. Perché alla fine in questo centro riescono a fare anche opere come lavori, tipo falegnameria, e quindi introdurre anche i ragazzi. Tra l'altro cresceranno. Un centro autosufficiente. Sì, sì, autosufficiente, hanno tutto, si coltivano loro la roba, quindi mangi quello che ti coltivi. Cuoche, insomma c'è tutto, è stato pensato tutto. In sì, sì, ci sono 70 dipendenti. Tranquillamente un bambino può andare da appunto dagli 0 anni fino anche a... Sì, 14-15. Senza alcun problema. Però questi bambini non vengono adottati purtroppo. E appunto in queste 3 settimane ci siamo un po' improvvisati, non so neanche... Sì, volontari. Volontari. E appunto, vabbè, abbiamo partecipato alle cose più stupide, quale appunto può essere quello di far divertire i bambini, cosa che appunto il nostro clown Alessio ci riusciva molto. Poi abbiamo fatto anche dei lavoretti. E poi invece abbiamo fatto proprio cose molto più concrete, come appunto dei lavoretti, dall'idraulica, dell'elettricista. Abbiamo fatto le porte da calcio, abbiamo messo a posto la roba da basket... Poi siamo andati anche a mettere giù la pavimentazione. Sì, lì al centro, insomma, diciamo di... Al centro di prima accoglienza, vi sono i bambini piccoli, così. Abbiamo cercato di dare una mano a tutti, tra virgolette. Più possibile. Anche perché c'erano 2 volontari, Sara e Alessio, che li salutiamo, che sono eccezionali. Hanno fatto 6 mesi lì e quindi ci hanno... Hanno dato tanto un posto giù. Abbiamo cercato di aiutarli in qualche modo, sperando di farcela. Però sei stato molto a contatto anche con i bambini, più piccolini, perché a me non è che piacciono tanto. Abbiamo il... Sei stato anche te piccolino, Sì, ma a me piacciono più quelli più grandini, quelli piccolini devi lasciare. No, quelli piccoli erano una cosa, uno spettacolo. Sì, era proprio bello. Poi c'era Efran, che era quello senza la gamba, che era micidio. Questo bambino piccolino esatto. Senza la gamba, che aveva delle capucciate contro... No, sono proprio belli. Poi... Quello che ti hanno trasmesso è tanto, nel senso che ti abbracciano e ti danno veramente calore, che alla fine non hanno nulla. Non hanno niente. Cioè, eppure sono fortunati rispetto a quelli dei bambini. Sono molto fortunati. Ricordo ancora questa scena fra la tribola della recinzione, dove c'erano i bambini di fuori che lanciavano le caramelle e i bambini di dentro. Sì. Anche il pallone, quando ci finiva dall'altra parte, che pensavamo che ce lo rubassero, invece ce lo ritiravano di qua. Bambini che fuori erano completamente nudi, con... Alcuni sì, con la magliettina, però... strappate. Infatti poi alla fine abbiamo fatto anche una distribuzione delle nostre magliette. Siamo tornati senza una, senza scarpe, senza... è vero, abbiamo regalato tutto. Anche perché... quello sembra il minimo, quando vai in quei posti è il minimo che puoi fare. Era giusto farlo. E poi la cosa bella che a me è piaciuta è quando siamo andati in chiesa con i bambini. Ed è particolare, loro siamo andati in chiesa cattolica. Allora, a parte che dura 2 ore una messa, sì. Cioè non è particolare, però... è straziante quasi. No, però è molto animata, cantano, e... cioè veramente a me mi ha colpito. Sì, è stata una bella... Non da farlo tutti i giorni, però... Però una volta è bastata. Però ci stava, dai. E nulla, ci ha lasciato molto queste 3 settimane qui, sicuramente ci ha lasciato tantissimo. A me perlomeno, ma ha lasciato una grande... Un vuoto. Anche un vuoto. Perché adesso come adesso, a volte mi sento... Cioè, ne ho bisogno di vederli, di sentirli, magari di farmi anche abbracciare da loro. È stata una bella esperienza, che dovrebbero fare tante persone. Ti apre un'altra mente. Ti apre tutto, ti apre. Ciao a tutti. Giorno 60. Siamo ad Areca. È passato di tempo, eh? L'ultimo videoblog il giorno 37 l'abbiamo fatto ed eravamo in viaggio per Addis. Adesso siamo alla Reca dopo un mese più o meno. E cosa vi possiamo dire? Ultimi 300 km oggi. Appunto sì, il ritorno sarà via aerea. Abbiamo approfittato di questo rientro veloce per stare qui appunto 3-4 settimane alla fine. Sì,
Più o meno, quasi in questo centro dove appunto questi due buoni uomini, questi due volontari appunto vi racconteranno. Racconteranno un pochino di come funziona, di che cos'è appunto questo centro. E... vabbè, noi raccontiamo cosa abbiamo fatto. Vabbè, il giorno 37 siamo andati ad Addis Abeba, abbiamo passato 2 giorni, abbiamo conosciuto Roberto Rabattoni, che è il capo del centro aiuti per l'Etiopia, dove ci ha parlato, ci ha spiegato un po' come funziona tutta la sua associazione, ed è veramente grossa. E poi siamo partiti per Areca e poi per Sondo. E adesso vi facciamo raccontare dai volontari cosa abbiamo fatto questo mese di cazzeggio. Appunto la parola Alessio e Sara. Allora, noi pensavamo di rimanere soli il famoso martedì, siete arrivati? Martedì. Il famoso martedì in cui loro sono arrivati, abbiamo detto bene, adesso siamo da soli, invece no, alle 2 loro sono arrivati. E mi detto, ecco, va bene. Ci tocca ancora avere qualche italiano. No, non è vero. Siamo stati contenti, la prima cosa che abbiamo fatto penso sia essere andati a soldo. La prima cosa che ha fatto Marco è mangiare. Ho mangiato, adesso mi hanno conosciuto anche io per il mio appetito, diciamo, molto vorace. Ecco, Marco per tutto il mese ha mangiato, adesso ogni tanto ha fatto qualche pausa. Sì, giustamente, mi ci vuole. Per picchiare qualche bambino, mica pause così. Ecco, comunque siamo andati a Soddo hanno visto l'ospedale, la loro meta. Sono riusciti insieme a Roberto a ingaggiare un super pittore per fare qualche affresco all'interno dell'ospedale. E a Soddo avete visto la casa dei... bambini rubati. Esatto, la casa dei bambini rubati. L'ospedale vecchio. La casa di prima accoglienza. La casa di prima accoglienza. C'è un bel po' di roba. I bambini che verranno adottati. È stato un mese intenso. E la scuola. E la scuola. Dove adesso ho avuto anche l'opportunità di lavorare 2 o 3 giorni. Cioè. Di fare il geometra anche qui. Cioè non gli basta i casini che fa in Italia. Ma anche qua ho dovuto fare casini. Però è andato bene. Ha sfruttato i nostri lavoratori, però dopo gli ha dato il tè e il caffè come premio. Che è importante, infatti hanno apprezzato. Insomma ci odiano anche qui, abbiamo capito questo. Vabbè, comunque alla fine abbiamo fatto un mese qui, siamo stati con tutti i ragazzi, con loro, veramente un bel centro. Infatti adesso che dobbiamo lasciarli siamo un po' malinconici. Mi ho cercato di tenerli qua un po', ma mi pare che le morose e le famiglie non vogliano che stiano qua con noi. È arrivato il momento di rientrare. Però tocca salutare. Sono stati veramente bravi, molto utili, disponibili. Marco mangia un po' troppo, va bene. È stato però un dedito, sono si sono messi a completa disposizione del centro aiuti, qualsiasi cosa lo facevano. Quindi se vogliono tornare anche. Sì, ma ora parlateci di voi. Luglio. Parlateci di voi un po'. Quanto starete qui? Cosa fate qui? Noi siamo arrivati il 1 febbraio. Staremo qua per 6 mesi, quindi ormai manca poco, manca un mese e mezzo. E in questi mesi abbiamo aiutato un po' il centro aiuti, stando qua a Reca e un po' tanto. Cioè praticamente lo stanno gestendo loro. Facendo quello che c'era da fare, gestendo un po' i bambini, un po' i lavoratori. Poi abbiamo avuto altri volontari che ci hanno dato una mano in questi mesi, Milena, Cristina, Claudia, Giulia, Claudio, Stefano, Marta, Mauro. Marta e Mauro. Poi abbiamo conosciuto parecchie famiglie adottive che sono passate dal centro di Areca per passare 10 giorni insieme ai loro nuovi bambini. E diciamo che questo centro è appunto ad Areca, nel Vullaita. È un centro che ospita all'incirca 90 bambini. All'interno di questi 90 bambini, l'età compresa dai 3 mesi fino ai 14 anni. 15 giorni anche. Sì. Vengono in questa range d'età ci sono bambini sieropositivi, bambini disabili e poi ci sono altri bambini che purtroppo non possono andare in adozione, quindi stanno in questo centro d'accoglienza. In questo centro i bambini più grandi vanno a scuola, una scuola vicino a Dubbo, una bellissima scuola, per permettergli poi un giorno a quelli più bravi di andare all'università, di farsi un futuro. Speriamo, mentre per quelli meno bravi, d'altronde non tutti possono essere degli Einstein, il centro aiuti farà all'interno del centro accoglienza Giovanni Paolo II, che è il centro Areca, farà dei laboratori, un laboratorio di falegnameria, un laboratorio di cucito, un laboratorio per fare marmellate, per permettere
anche a chi non sarà in grado di continuare con gli studi, e soprattutto per i bambini disabili, che adesso sono bambini, però bisogna, siccome Roberto pensa sempre al futuro, questi bambini probabilmente rimarranno all'interno del centro Aiuti per l'Etiopia per tutta la vita, e quindi attraverso questi laboratori interni alla struttura si permetterà anche a loro di avere un lavoro e quindi un ruolo e di essere gratificati. All'interno del centro, tra l'altro, si sta per, in questi giorni stiamo ultimando la costruzione di una casa per questi bambini disabili, per quando diventeranno adulti poi andranno in questa casa, lasciando il posto ad altri bambini, e quindi la ruota continua a girare, c'è sempre tanto lavoro. Poi insomma, a quanto si può anche vedere, c'è già gente che lavora, sono 70 dipendenti. 70 dipendenti. Quindi oltre ad aiutare i bambini, uno aiuta anche la zona, prendendo lavoratori da fuori, quindi insomma, tante persone. Un progetto bello completo. Sì, un progetto sicuramente completo. Cioè possiamo dire di fare volontariato, fate tanto volontariato che ne vale la pena. Sì, servono volontari. Dai, cerchiamo di farlo, non solo qui ma dove volete, basta che lo fate. Ringraziamo appunto i nostri amici che ci hanno fatto fare questa bellissima esperienza. Beh, ringraziamo tutte le persone che ci seguono. Siamo arrivati alla fine. Di questo viaggio. Ringraziamo gli sponsor che ci hanno permesso di fare questa. Perché senza cash non si fa nulla. Stupenda esperienza. Grazie appunto a Roberto Labattoni, che ci ha ospitato appunto qui in questo centro. Ci ha fatto vedere, diciamo, com'è la vita qui. Abbiamo conosciuto una parte di mondo che non, insomma, non bisogna vivere. Sui libri e sui documentari si vede proprio, uno la deve vivere. Abbiamo avuto appunto l'opportunità di viverla, quindi ci sentiamo più grandi. Sentiamo più bimbi, ma ci sentiamo un po' più grandi. Un pochino, giusto proprio. E noi ci teniamo a ringraziare l'associazione Claudio per l'Etiopia per averci fatto conoscere queste due fantastiche persone. Veramente speciali. Sono loro quelli qui a dare una mano sui mezzi, quindi mi sa quelli speciali. Ma loro ci hanno aiutato veramente. Noi cazzeggiamo. Un mese veramente ad aiutarci. Abbiamo fatto le strisce. Hanno risollevato anche il morale. Va bene. Ciao, chiuso di loro. Ciao, ci vediamo in Italia. Nel tragitto verso l'aeroporto di Abeba, i ragazzi incontrano di nuovo il soggetto svitato in bicicletta. Lui avrebbe continuato a pedalare, mentre i ragazzi stavano per prendere l'aereo per tornare a Malpensa. La Poderosa rimaneva al centro aiuti per essere imbarcata dopo qualche giorno. Finalmente seduti e con le cinture allacciate, i pensieri si accavallano. Come cantavano i Negrita, il ritorno porta addosso mal di testa e mal d'anima. Beh, la nostalgia traspare dai loro occhi, ripensando a tutte le settimane trascorse. Ma era arrivato il momento per Ale e Marco di tornare a casa. Di tornare a casa e poter raccontare le loro sensazioni, la forza che un viaggio ha di cambiare le prospettive e di aprire la mente. Era giunto il momento di condividere con tutti quelli che li hanno sostenuti e hanno creduto in loro la meraviglia di questa incredibile esperienza. Eccoci qui. Ultimo videoblog, 62esimo giorno. 62esimo giorno. Ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo aspettando i bagagli che arrivano. Quella specie di bagagli che sono qui. Però ce l'abbiamo fatta. Volevo ringraziare tutti. Ringraziamo tutti. Risposta. Tanto si faranno altri videoblog. Sì, vabbè, questo è l'ultimo del viaggio, poi dopo se ne farà. Alla prossima. Ciao. Ciao. Beh, è un po' difficile spiegare cosa ti lascia un viaggio del genere. Sicuramente io ero partito con l'idea di fare un viaggio in moto. Visto che la moto è la mia grande passione, ho detto voglio fare un bel viaggio in Africa in moto. E poi nel giro di poco la moto è passata completamente in secondo piano, proprio quando siamo arrivati appunto lì da Addis Abeba in poi. Appunto è una realtà che ti fa molto pensare, ti lascia tanto perché ti fa conoscere più te stesso. Però ti leva anche un po' di... Prima magari ero un pochino più superficiale e quindi riuscivo anche a essere molto più distaccato dalla realtà.
e vedere certe realtà ti fa pensare molto, ti fa pensare molto. Però insomma è stata un'esperienza di vita incredibile e spero un giorno di riuscire a tornare lì, me lo auguro. È stato un viaggio fantastico per me, è stato il mio primo viaggio in moto, io sono amante della moto ma non ho mai fatto dei viaggi così lunghi e ringrazio anche Marco che mi ha sostenuto e mi ha portato fin là. Questo viaggio per me è stato un cambiamento radicale nella mia vita, nel senso che un viaggio in moto ti porta a vedere tante cose in poco tempo, perché nell'arco della giornata ogni mezz'ora, ogni tre quarti d'ora ti cambia l'umore, positivo, negativo, vedi cose nuove e quindi questo modo di vedere la vita, cioè, ti fa completamente cambiare. Prima ero lavoro, casa, casa, lavoro e quindi emozioni non a pari a zero ma quasi. Invece catapultato in una realtà dove le emozioni sono a mille, un po' ho fatto una settimana un po' di stallo, di capire come muovere, come non muovermi. Poi alla fine mi sono lasciato andare e me lo sono goduto al 100%. È stato un viaggio ricco di emozioni, di conoscenze, di persone, di posti, di luoghi, ma quello che veramente mi ha cambiato di più sono state quelle 3 settimane ad Areca, al centro, a vedere l'ospedale. Il volontariato io non l'ho mai fatto, ho sempre cercato di aiutare tante persone qui, ma aiutare le persone in Africa ti cambia completamente la vita. Vedere quei bambini che alla fine non hanno nulla e che alla fine con un abbraccio, con una carezza o con una stretta di mano così ti lasciano quel calore, e lì mi ha veramente colpito. Mi ha cambiato completamente me stesso e ho rivisto tante mie priorità che prima non vedevo. Magari anche prima anch'io ero superficiale da un certo punto di vista. Quando vedi veramente la realtà in cui non hai nulla, però con quel nulla alla fine riesci a sorridere, riesci a essere felice, allora dici, quella è la vera vita, fatta di problemi, però che alla fine riesci sempre a sorridere. E quindi questo viaggio mi ha cambiato totalmente, lo auguro a tutti di fare un viaggio di questo tipo, sia di fare volontariato ma di fare anche un viaggio in moto, in macchina, ma personale, perché se uno ha bisogno di cambiare, secondo me è l'unica strada. E quindi questo torna a casa ricco di tante cose, vedendo il futuro in modo diverso, cercando magari di aiutare le persone e non a pensare che c'è qualcun altro a farlo. Hi there, my name's Ben. I first met Alessio and Marco whilst I was waiting for the ferry to Egypt in Iskenderun in Turkey. I'd been waiting there 3 days, every day they said, there's no ferry today, try tomorrow, there's no ferry today, try tomorrow. And then on the day the ferry arrived, so did Marco and Alessio. We actually got on really well, we connected, we had a really good ferry journey, met some interesting people, we had an even more interesting time in Port Said, spent I think 3 or 4 days there trying to free this car and their motorbike from customs. When we finally got free we had a little bit of time on the coast, which was good fun. It was quite sad when we had to say goodbye to each other and go our separate ways. Ciao a tutti, io sono Alessio, lei è Sara e siamo 2 volontari del Centro Aiuti per l'Etiopia che da febbraio del 2013 fino a luglio del 2013 hanno fatto volontariato presso il Centro Giovanni Paolo II in Etiopia. E in questi 6 mesi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Marco e Alessio, questi 2 pazzi che si sono fatti Italia-Etiopia in moto. Sì, li abbiamo conosciuti, sono arrivati al Centro Giovanni Paolo II a fine maggio e si sono fermati con noi 3 settimane all'interno del centro. In queste 3 settimane si sono totalmente messi a disposizione del Centro Aiuti per l'Etiopia e di Roberto Rabattoni e quindi ci hanno aiutato in tutto quello che dovevamo fare, quindi dal aiutare a seminare dell'erba, al mettere a posto alcune prese elettriche, a giocare con i bambini, insomma tutto quello che c'era da fare. Sono stati bravi, dai, sì. Secondo me un po' più Alessio, un po' di meno, però dai, anche lui. Sì, ci hanno rallegrato le 3 settimane in cui sono stati con noi e ci hanno fatto divertire e insieme a noi hanno lavorato molto. Ciao Alessio. Ciao Marco.
E Marco, ci ricordiamo che devi portarci ancora a mangiare una fiorentina come si deve. Ciao! E Alessio, questa non dovevi farcela, di farci fare sto video. Ciao! Ciao! Beh, dopo 4 anni, tanti eventi, dopo questo film, sicuramente saranno poche le persone che non conoscono ancora Claudia per l'Etiopia. Noi speriamo, speriamo, perché abbiamo bisogno sempre di un grosso aiuto e di un grosso appoggio per il nostro progetto. Il nostro progetto riguarda la costruzione di un centro ospedaliero che, possiamo dire, in 2 anni e mezzo, in 3 anni è stato realizzato. A Soddo in Etiopia avete visto le riprese nel film, quello che è nato grazie a questo progetto. Per noi è una cosa bellissima. Perché è nato però questo ospedale? Io ci tengo a ricordarlo. Ci tengo anche a ricordare una persona che era molto cara a Claudio, il dottor Roberto Sani. Era il suo neurochirurgo. Lui ci raccontò della sua esperienza come volontario, come neurochirurgo in Etiopia. Da lì quindi nacque l'idea dell'esperienza di volontariato. Io mi recai da lui e lui mi disse: va bene, facciamo qualcosa per Claudia in Etiopia. All'inizio l'idea era quella di appoggiare un centro di neurochirurgia, ahimè ovviamente troppo pretenzioso per le nostre forze. Ridimensionammo il tiro con Roberto Rabattoni per un centro dedicato alle donne e alla maternità. Quindi questo per noi è diventato il progetto di Claudia. In 4 anni tanti sono gli eventi a cui abbiamo dedicato le nostre forze, le nostre energie. Eventi che spaziano in tanti generi: eventi sportivi, eventi musicali, eventi culturali. Abbiamo spaziato a 360 gradi proprio per cercare di essere vicino un po' a tutte le realtà. Per tutti gli eventi sportivi ringrazio ancora Alessio, quale ha contribuito a portare tanto entusiasmo e tanta sostanza al nostro progetto, a tutte le persone comunque che lavorano come volontari all'interno della nostra associazione. Ricordo che la nostra comunque è un'associazione, una piccola associazione onlus a gestione prettamente familiare e formata da amici, quindi tutto quello che raccogliamo è destinato al nostro progetto. Siamo a costo, possiamo dire, zero, ci autofinanziamo praticamente. Tanti progetti, tanti eventi, come volevo ricordare, eventi musicali. Abbiamo celebrato Claudia 3 volte al Coccia con tanti artisti ed amici musicisti importanti e famosi. Sagre, contribuiamo anche in questo modo. Il futuro dell'associazione. Certo, oramai la nostra associazione è attiva sul territorio. L'ospedale c'è, sicuramente continueremo ad aiutare a finanziare l'ospedale, però guardiamo al futuro. L'associazione c'è, continuerà ad esserci, anche perché nel corso di questi anni ci siamo adoperati anche per altre cose. Ricordiamo 2 anni fa il terremoto in Emilia e oggi l'alluvione in Sardegna. In questo grosso progetto collaboriamo insieme a tante altre associazioni novaresi coadiuvati dagli Scorpions. Se la nostra associazione è viva oggi, comunque lo dobbiamo grazie a tutte le persone che ci sostengono. In primis a tutti gli amici, amiche, parenti, familiari, cugine, cuginette che hanno gravitato e che gravitano nell'associazione, zii, che ci danno una mano. Questa è la forza lavoro, la forza pensante che aiuta l'associazione ad andare avanti. E poi soprattutto grazie a tutti i sostenitori, a tutte le persone che ci hanno sostenuto con le proprie donazioni. Nel corso di 4 anni abbiamo raccolto quasi 120.000 euro,
Per noi è un grandissimo risultato. E poi, vabbè, l'ultimo ringraziamento devo fare. Grazie ancora ad Alessio di aver messo in piedi tutta questa baracca, questo film, e di aver portato a casa un altro bellissimo evento. Ciao Ale e Marco. Ma io volevo fare un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo nostro progetto. Però ringrazio tutti, famiglia, amici, tutti quanti, anche Mauro, l'associazione, tutte le persone. E poi volevo fare un ringraziamento speciale a chi non ha mai sostenuto questo progetto e ce l'abbiamo fatta anche grazie a voi. Ti vedi qualcosa? Ma solite cose, ringrazio le persone che ci hanno seguito, gli amici che hanno sostenuto, la ragazza, la famiglia, insomma, solite cose. E nulla, ringrazio la buona sorte perché abbiamo avuto anche fortuna per fino a viaggio di genere ci vuole. Ciao! Ciao a tutti! Altro ringraziamento a questo stronzo! Ore di... Ore di montaggio, brutto stronzo di merda! Bastardi! Ciao! Batti le mani. Avevo il viaggio la prima. Ma sai che hai detto? Hai il viaggio e arriva. Fallo partire. È partito. No, ma tanto dobbiamo fare l'introduzione. Prima. Vai, c'ho 4 ore di introduzione. Poi dopo. Allora, io sono Alessio. Ciao a tutti, sono Marco. E che cazzo diciamo adesso? Ma no, mica, te lo sei scritto, sarà proprio. No, ho detto, così andiamo. Tanto sei qui la mattina. Così, poi la rimetti così. Poi la giri dall'altra voglia a me. Però alla fine c'hai strisciato. Sono scassato di merda io. alla fine c'hai strisciato da quel punto. Ehi, aspettate un attimo. Vi devo dire ancora un'ultima verità del film. Però prima devo fare due ringraziamenti. Il primo è a Loris Buonanno che mi ha sopportato veramente tanto per montare tutto questo film. Quindi per favore fatemi un grosso applauso. La seconda invece devo ringraziare la mia amica Francesca Panico che si è resa subito disponibile per narrare tutto il nostro viaggio, quindi la ringrazio di cuore. Però adesso è giunta l'ora di farvi vedere veramente qual è la verità del film, dato che alla fine, come avete potuto vedere, mi hanno etichettato come quello più vecchio, quello più sensibile, tutto quello gni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 gn
Guardate Marco, poi dice a me che sono un pensionato. E sono le 5:30, sono le 5:30. Claudia per l'Etiopia si è adoperata nel corso di 3, 4, 5, 4. Claudia per l'Etiopia. Cazzo, sì, che cadavere c'è buono. Adesso mi si spezza il collo, Daniela.